Signore, il discorso che dobbiamo affrontare, che richiederebbe sicuramente molto tempo per essere esaurito, adesso che si possa esaurire. Io, come editore, sono titolare della Draco Edizione di Modena, diciamo che qualche anno sono preoccupato in particolare del fenomeno oggi noto come scelinte, però devo dire che dopo diversi anni di interesse e di ricerca mi sono, come dire, molto albano, fatto persuaso che le rivelazioni chimiche a cui siamo sottoposti quotidianamente siano solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto complesso, esteso, e che in realtà tocca ogni settore della vita umana. Per questo normalmente chi come me si interessa di cose viene tacciato di complottismo, con una nota, diciamo, dispregiativa e con sarcasmo, no? Come se queste cose fossero Recentemente ero a una manifestazione a Roma, in realtà contro le banche e contro l'usura, quando abbiamo cercato di parlare, di seguire questi volantini, la reazione è stata: ah, ma questa è roba da mistero, la trasmissione, no? Cioè, perché ritengo che la trasmissione di mistero, per come ha trattato questo argomento, l'abbia trattato in modo più che altro da cercare discredito su queste che non sono semplici teorie, ma io ritengo che siano realtà oggettive che chiunque può verificare. Sono sotto gli occhi di tutti. Recentemente ho scritto un editoriale al direttore della stampa, perché ha pubblicato sul suo giornale un articolo per me qualificabile, che rientra nel novero delle giustificazioni che la stampa ufficiale dà quando si occupa di queste problematiche, tende a, appunto, a sminuire l'argomento, cosa secondo me molto pericolosa e che la dice lunga sullo stato delle informazioni in Italia, il fatto di vedere due guanti che sembra nel mondo, non so, come libertà di informazione mi sembra che siamo 30 anni di posto, cito a memoria per sbagliare, però sono messi male, no? E secondo me la dice lunga sul fatto che la preoccupazione dei media quando si occupano di queste cose è o per sminuire, discreditare o per negare, vantando una scientificità di affermazioni che è tutta autoreferenziale, perché di fatto nell'articolo sul quale ho scritto al direttore della stampa non sono, anzi, vengono contraddette banalmente alcune delle realtà scientifiche che magari citano dopo in un modo abbastanza confuso e pasticciato. Ma vedete, dicevo, per me il fenomeno delle scintille è solo la punta di un iceberg. Io nel libro, è un po', questa è la scusa, no? Io ho scritto questo libro recentemente per cominciare ad affrontare una condizione italiana e mondiale che, appunto, secondo me è un po', per certi versi può essere considerata disperata, per altri può essere considerata foriera di grandi possibilità di cambiamento, ma di fatto procede nel modo che procede grazie alla quasi totale inconsapevolezza delle persone che vengono, come dire, tenute all'interno di un recinto mediatico che di fatto non tratta le questioni oggettive che potrebbero produrre il cambiamento reale nelle nostre vite. Noi siamo più, come dire, portati ad essere interessati dell'ultimo modello dei fondi, per esempio, cosa che io utilizzo, per l'amor di Dio, non voglio intervenire. Siamo portati a sapere tutto la vita del tal calciatore, o a discutere magari degli stipendi dei parlamentari, che giustamente è vergognoso per il lavoro distruttivo che fanno per le ruberie che producono, non credo di dire niente di nuovo, ma è un luogo comune, e però sono oggettivamente, non credo che il problema del cambiamento vero del sistema di vita che sta distruggendo questo pianeta, perché dato questo, mentre noi parliamo dei rimborsi dei parlamentari, il pianeta viene distrutto da chi veramente lo comanda.
Recentemente parlavo con un mio amico che noi tentiamo di sostenere perché sta costruendo delle cose in Madagascar, per ospitare bambini in strada, e quindi grazie al nostro sostegno riesce a tirare avanti quel tipo di attività, altrimenti sconosciuta, voglio dire, no? Anche alla cooperazione italiana, che uno potrebbe dire delle cose interessanti. E però poi chi conosce la situazione del Madagascar? Chissà che c'è stato un colpo di stato recentemente e che adesso al potere c'è un supposto di sciocche che di fatto però sta facendo gli interessi delle multinazionali del legno, che distruggeranno così uno degli ultimi polmoni verdi del mondo, le foreste del Madagascar. Già l'Amazzonia la stanno radendo al suolo, perché noi possiamo mangiare gli hamburger senza fare i nomi, solo che non i McDonald's, tanto per capirci, no? E così via. Ma tutto questo accade tranquillamente, nella gioia, nella festa quotidiana delle persone che vanno a mangiare McDonald's, della roba che poi magari possiamo discutere. Ho fatto anche recentemente delle analisi sulla carne di pollo che viene fornita da McDonald's, è molto interessante perché è correlata al fenomeno delle scimmie. Ve la faccio breve, guardate, io cito anche me stesso qualche nota autobiografica di questo libro perché, sinceramente, vista l'età, io nel 1969 cominciavo il liceo e ero molto toccato dalla sofferenza del mondo. Veramente era una cosa, io l'ho presa così, erano gli anni delle carestie africane, no? Il Biafra, queste cose qua, si vedevano queste immagini di questi bambini, no? Bianchi e nero, che morivano di fame con queste pance grosse, le mosche contro gli occhi. E l'unica cosa che è cambiata oggi è che oggi li vediamo colore, ma anzi non li vediamo neanche più, perché più che altro vediamo delle immagini pietose di certe associazioni di cui bisogna verificare i bilanci, ma ci sono per. E quindi mi cai subito l'attività politica possibile in quel momento, nel tentativo di favorire, no, lottare per la giustizia sociale. E erano gli anni del movimento studentesco, un po' petto, piedi di palazzo, proprio lì, lotta dura senza paura, no, all'epoca. Non c'è voluto molto, non c'è voluto qualche anno per capire che stavano vivendo un sogno, quindi lo dico del sogno. Perché di fatto nessuno aveva interesse dei partiti politici presenti in Italia a far sì che quel movimento, non solo studentesco ma mondiale, che era una ventata che attraversava il mondo, andava dalla lotta contro la guerra in Vietnam, in America, cioè degli americani, anche noi scendevano in piazza per questo, piuttosto che tentare appunto di affermare modelli nuovi di vita, dalla famiglia, all'economia, alle strutture politiche, sociali. Nessuno aveva interesse, perché il mondo tanto era già diviso in blocchi. Io nel libro parlo degli accordi di Yalta, gli accordi avvenuti tra il 44 e il 45 tra le tre grandi potenze che si erano già spartite il mondo. Noi non avremmo potuto fare la rivoluzione, con gli altri lo sapeva bene, lo sapeva lui, lo sapeva bene il Giacomo, bene noi, eravamo in piazza a fare così, va bene, no? Capito? Anzi, il problema dei partiti era quello di contenere questi movimenti, casomai che si può fare veramente la rivoluzione. E non si poteva, perché noi dovevamo rimanere nel patto atlantico, finita, e di fatto così è stato, no? Ho vissuto nel Versace, ho cominciato a vedere la corruzione all'inizio degli anni 70, in quello che nella mia città, Modena, in Emilia, in gran parte d'Italia, che era il partito dominante, Angelopoli aveva la direzione. Io avevo un parente che lavorava nei lavori pubblici, ma garantito che dal 1945 non c'è mai stato un appalto che non fosse toccato, per capirci. Sono cose che oggi magari un po' così si annusano, no? Tra una barca e una crociera pagata e così qualche rimborsino, qualche consulenza che i nostri politici fanno, un'idea forse è stata fatta, no? Allora, comunque era già così allora. E questo mi ha, come dire, distaccato da quel tipo di politica, ha generato quello che allora si chiamava riflusso, e mi ha messo nelle condizioni di cominciare un tipo di ricerca, tra l'altro fortunatamente avevo già iniziato di carattere personale, diciamo spirituale, ma convinto del fatto che non si può cambiare il mondo se si cambia l'uomo. Perché tanto superato può essere l'altro di destra, l'altro di sinistra, l'altro di centro,
oggi è molto evidente questo fatto. L'ultima cosa che ho imparato da un mio amico che lavora, frequenta gli ambienti urbani, oggi per diventare parlamentari non si segue neanche più normalmente, c'è un'agenzia a Roma che fornisce parlamentari, cioè vedi, siamo ridicoli, cioè ormai ci pigliano di, no? In qualsiasi modo, noi stiamo a discutere delle proposte che fanno, questi dietro stanze del potere si accordano tranquillamente sulle tangenti, su quanto spetta ad ognuno, davanti fanno i loro bei teatrini e noi dobbiamo crederci, andiamo anche a votare, capite? Questo è il fatto. Vabbè, io che sono fatto questa idea consistente, ma non tanto per sentito dire, guardate, io ho potuto toccare con mani. Cito alcuni episodi del libro che ho vissuto personalmente, per dire che io ho vissuto per 10 anni davanti alla cava che forniva il materiale al bar di Emilia. Ho informazioni di prima mano, negato ovviamente, ma io ho avuto delle confidenze personali, no? Di chi opera in quel settore, mi hanno confidato tranquillamente come funziona. Fatto detto, ho cominciato ad aggiungere qui davanti alla cava, ho finito a Roma, con cose, cioè, tutti i partiti sono pagati in percentuale sulle casse. Sapete perché c'è tanto a Caniglia e fanno il TAF in Val Susa? Signore, è un'opera molto redditizia. Ma avete idea di che cosa ci guadagnano? Tutti. Perché vengono pagati in percentuale. Altro che il manuale Cinicelli di storia, siamo andati oltre. Comunque, va bene. Dicevo, mi sono dedicato a un tipo di ricerca personale perché mi sono reso conto che io che credevo a quegli ideali di giustizia e solidarietà, che tra l'altro è una tradizione biblica, una gente del patata, che oggi è diventata quasi una bestemmia che sta a lavorare, specialmente non mi dimentico molto, ma vuol dire, la gente qua della Padania, che è quella che ha creato solidarietà. Cioè, se si può avere il mutuo soccorso, i primi sindacati, le prime cooperative, la difesa delle condizioni di vita delle classi popolari, nasce qua, signori, qui nella bassa, era il cuore della resistenza popolare che voleva creare condizioni diverse, tutelare quantomeno delle condizioni bestiali. Non ve lo devo raccontare io, forse ancora vivo nella memoria, come si campava nelle nostre campagne, ma anche solo fino a pochi decenni fa. Quindi venivo a parlare di vaccini che salvano il mondo. Sapete cosa ha salvato il mondo? Smette di mangiare solo polenta e vivere in condizioni igieniche diverse. Ma questo non è il discorso. Allora mi sono dedicato appunto a quello che faccio attualmente. Io normalmente mi occupo di yoga, meditazione, terapia orientale, diciamo lavoro con la coscienza. Perché ho trovato nelle cose, diciamo così, che cerco di diffondere qualcosa che per me è utile al cambiare l'essere umano, che è la cosa fondamentale. Sono arrivato però a questi ultimi anni, veramente non lo potrei più. Cioè stiamo avendo delle condizioni che stanno passando sotto un silenzio colpevole da parte veramente della maggioranza della popolazione, che è delle condizioni che secondo me stanno mettendo a rischio la vita dell'umanità e del pianeta, non so se sarà. Noi siamo vittime di crimini contro l'umanità in questo momento, non ce ne rendiamo conto. O perlomeno sono molto pochi quelli che si rendono conto del disegno globale che si sta attuando nei confronti dell'umanità. Ed è per questo che mi sono messo in giro, prima ho cominciato a parlare di scientifica, perché era l'emergenza più evidente, poi mi sono anche detto, oh ragazzi, cioè qua sinceramente non basta, non possiamo parlare solo di quello. Bisogna che cominciamo ad affrontare il problema da un punto di vista un po' più globale, perché se no rimaniamo nel ghetto del ghetto, perché già tan presto di dividerci come complottisti, no? Qui il problema è di un disegno globale, in senso politico, di quella politica che si poteva conoscere forse una volta, perché se non altro c'erano persone che avevano degli ideali, non gente fornita da organizzazioni, no? Che te cosa vuoi fare? Non mi piacerebbe tanto stare a destra, vabbè, ma ti metto a sinistra per guai. È così, sono bottegari, funzionari, professionisti non so di cosa, perché hanno dei livelli di ignoranza che sono terrificanti, non sanno quello che fanno, non leggono neanche i disegni, non leggono che votano. Veramente siamo
Ecco, fra le varie mi sono convinto che il Parlamento oggi, ahimè, purtroppo, perché io mi sento erede di una cultura di una Repubblica italiana dalla Resistenza, mi sento erede di chi ha scritto la nostra Costituzione, gente che ha dato la vita veramente per creare possibilità di vita migliori, per dare la possibilità a noi. Io sono nato nel 1955, 10 anni dopo, la gente era ancora lì che aveva le bombe impresse nella memoria, le condizioni della fame che avevano vissuto e hanno fatto il possibile per dare a noi la possibilità di vivere una vita migliore. Per cui, secondo me, questa Italia, questa Repubblica con questi fondamenti ha un senso, è un valore, sono le nostre tradizioni. Aggiungo di più, non è soltanto così, lo sforzo eroico di chi ha combattuto per liberarsi dal fascismo, dal nazismo, e hanno incarnato una tradizione. Noi siamo figli di una tradizione di solidarietà che, ripeto, nasce qua. Io mi chiedo veramente, vengo dalle mille, io tante volte, dove le migliaia, che fine hanno fatto? Uno è qua, bene. Però, capisci, c'è sempre i discorsi dei giovani come te. L'ultimo modello di su, di moto, capisci? Avevamo altre preoccupazioni anche noi 40 anni fa, vabbè. Quindi a me dispiace non poter fare riferimento vero nei luoghi deputati, perché il luogo deputato è il dibattito politico, il Parlamento è deputato. Il Parlamento oggi, lascio dire a voi cosa è diventato, questo teatro dell'incredibile, una cosa, diciamo, dire che sono passati i limiti dell'indecenza e dire veramente dell'eufemismo. Perché noi pensiamo che sia, è così, si sorride un po', no signori, questi uccidono. Perché tutte le volte che dicono rifinanziamo la missione di pace, sono bombe che volano, questi fanno contratti, dell'autonomia di uomo, su cui vanno i bambini. Le facciamo a Brescia, noi siamo i più grandi fornitori al mondo di bombe anche bambino. Capite? Questo è perché quel ministro magari, capisci, della difesa fa una firmetta su un contrattino, cosa vuoi che sia, si guadagnerà qualche milioncino, ipotesi, ovviamente, non ho le prove per queste cose qua, ho solo dei conoscenti. E va tutto bene, pertanto poi troverai in media che ti infiocchettano la notizia. Siamo là per portare la democrazia. Alla Siria, il nostro contingente in Iraq è alla Siria, come mai? Ci sono i pozzi dell'Eni, signore, in Siria. E in Afghanistan cosa dobbiamo far su? Ma la democrazia anche là, perché i talebani danno fastidio, sai i talebani? Gli stessi alleati degli americani contro i russi, i talebani danno fastidio, prima finanziati, poi adesso no, perché danno fastidio. Il problema sono le ricchezze. Poi si dice sui gasdotti, prodotto l'oppio. Lì c'è il controllo mondiale della produzione d'oppio, signore. E non lo faccio io, vi garantisco, io non ho più una logica. 69, 40 anni, sarà anche fatta, però voglio dire. Capite? La democrazia. Questo è il nostro Parlamento, è quello che supporta tutte queste cose qua, poi con questa grande illusione, no? Poi sono milioni di italiani che discutono su questo. Ma sì, no, va bene, ho fatto bene, insomma. Poi ci commuoviamo quando arrivano i militari morti, poveretti, cioè militari, che devono andare, Dio ordinare la vita, per una volontà, come è? Ma voglio dire, come diceva mia nonna, essere a casa, no? Stare a casa, non è più facile che non muoia nessuno. Veramente sento la misura della nostra democrazia, in Afghanistan, in Iraq, da qualche altra parte. Siamo veramente convinti. Ho scritto, guardate, ultimamente, mi cito perché si vede che sono un po' presuntuoso. C'è stata la tragedia del mare, no? Mi viene un nervoso da matti, sapete perché? Sti poveri. Siete dall'Eritrea, avete presente l'Eritrea? Sapete dov'è? Sono poverissimi, sono guerre che vanno avanti da decenni perché? Perché ci fa comodo a noi che ci vendiamo tanto di quelle armi in mezzo. E come se non bastasse le nostre scorie tossiche, quelle che non abbiamo seppellito in campagna, le portiamo là, poi ci costruiamo le strade sopra, la democrazia. E
PIL, e questi qua che sono disperati, non hanno neanche più gli occhi per piangere, partono dall'Eritrea, attraversano il deserto, pagano tutto quello che hanno per montarsi sui barconi dove vuole fare le figlie, fanno, oppure arrivano qua e sono accolti benissimo. Abbasso i figli. Poi oggi rispondevo su uno dei miei siti internet a una persona che criticava con una certa acrimonia, con un certo rancore, il fatto che questi clandestini ricevono anche dei soldi dallo Stato. Io ho la mia opinione, io risolverei il problema dell'immigrazione molto rapidamente. 1492 Cristoforo Colombo e poi contemporaneamente Vasco da Gama aprono le rotte atlantiche. Signore, avete un'idea, io ho una laurea in storia tra le altre cose, avete un'idea di che cosa abbiamo combinato noi europei dal 1492 in giro per il mondo? Abbiamo sterminato l'intera popolazione. Con la benedizione della Croce, tra l'altro, andate a leggere la prima relazione sulla distruzione della Sirias, di Bartolomeo della Scala, che è l'esempio, è una lettura edificante, deve essere anche tradotto in italiano, un testo contemporaneo dove spiega come venivano cristianizzati gli indios. Prima li battezzavano, così erano convertiti, poi li spalmavano contro il muro, così andavano in cielo. Ecco, questa è stata la civiltà europea. Quando abbiamo finito di ammazzare le popolazioni locali, perché è stato così, abbiamo sterminato le popolazioni precolombiane, abbiamo cominciato ad importare schiavi dall'Africa a centinaia di milioni. Perché per uno che arrivava, 10 morivano, a partire dai villaggi che erano saccheggiati per le condizioni che avevano durante il viaggio. Centinaia di milioni. Abbiamo distrutto l'impero africano, era una civiltà in certi momenti del Medioevo forse più avanzata anche della nostra. Nessuno conosce la storia africana, quindi sai che è tutto malucco, perché ricordiamo questa idea, civiltà avanzatissima, e adesso, ripeto, non abbiamo più senso. Andiamo a vedere sempre cosa fa Leni in Nigeria, che ha detto se fa, per esempio. Andiamo a vedere cosa fanno le multinazionali in giro, che si possono. Stanno interessando il mondo, e noi siamo là, accordi commerciali, capito? Andiamo là con la cooperazione. Cioè, senti media, siamo gli angeli. A me meraviglia che lo abbiamo fatto sempre, tutti in Parlamento. Capite? La realtà è che continuiamo a devastare, saccheggiare queste ricchezze, mantenendo le popolazioni in condizioni incredibili. Cioè, per avere l'iPhone 5 ci sono bambini che grattano il coltan con le mani nelle miele di coltan, va bene? E noi ci lamentiamo perché l'Eritreo è arrivato col barcone. Signori, dobbiamo restituire il mal tolto. Dobbiamo smettere di saccheggiare e diffonderli, perché sono 400 anni che rubiamo a massa. Abbiamo spopolato il mondo e stiamo continuando a distruggerlo oltre ogni possibile immaginazione, senza rispetto per niente e per la vita umana. Io mi sono fatto l'idea che queste delle multinazionali non sono neanche umane, perché c'è adesso un limite. C'è adesso un limite, voglio dire, alla disumanità. Alla vita. Stiamo parlando di roba come la Monsanto che produce GM, la Cargill che controlla il 90% del traffico mondiale di cibo. Cioè, voglio dire, sono, cioè, hanno richieste infinite. Quali sono i padroni del mondo, signori? Cioè, se siete qua, produttori di armi, di petrolio, farmaceutiche, alimentari, controllano le nostre vite. Perché questi qui pagano i mezzi di informazione, i governi sono dei burattini nelle mani di questi, della finanza internazionale. E noi siamo qua a discutere dello sfarezzo, capite? Questi a tavolino decidono ogni grazie di Dio. Hanno deciso che doveva esserci una crisi che doveva razzare su le richieste mondiali per ridurre le popolazioni in condizioni pietose, perché fossero più facilmente assoggettabili. E dalla Goldman Sachs, da dove è partita la crisi, ci hanno mandato al governo Monti, capite? Per risolvere la crisi che ha progettato lui a tavolino, ma dobbiamo essere fuori di testa.
E noi stiamo discutendo. Poi guardiamo i dibattiti televisivi. Sì, sì, ma bravo, parlato bene. Ma il signore, cito sempre per sé, il suo editoriale, ma perché hanno condannato solo Berlusconi? No, perché il problema dice, sono mesi che stiamo parlando della condanna per Berlusconi. Ma io ma ringraziate Cristo che non siete in galera tutti quanti a spaccare dei sassi in Sicilia nelle zone fatali che io riaprirei per l'occasione. Ma stai scherzando, questi devassano, grazie di Dio, e poi di una volta che beccano uno dopo 20 anni, perché lì sarà anche la conclusione della magistratura, ma qualcosina, possiamo immaginare, magari l'ha fatto, non so, capite? E comunque se condanno a me, nessuno in Parlamento discute del fatto di andare in galera, no, ci vado sul tenuto. Siamo discutendo questa roba qua. Il Parlamento faremo prima a chiudere, quando ci sono tutti che erano, murarli dentro, poi lasci. Ma poi neanche poco, io vorrei vedere da lavorare. Io anche ho proposto, una volta l'anno pago io le ferie, li imbarchiamo sul gommone, li facciamo arrivare in Libia, da lì trasporto attraverso il deserto per arrivare in Eritrea. Poi in Eritrea vediamo se si prende il suo soggiorno. Vediamo se è a casa, se trova una cosa, è qui metri, sai gli incroci, non so, la Mogadiscio di Sabeba, Somalia, queste delle cose d'Africa, sta bene. Ma l'occupazione dei livelli non può essere. Dai. Quindi, insomma, secondo me, e vedete che vanno un po' random perché veramente non so più cosa parlare, cioè troppo, veramente troppo. Io sono partito dalle scientifiche, qualche idea ce l'avevo, ma sinceramente grattando un po' superficie, è una catastrofe. Scopri, c'è una costante, però devo dire, dal punto di vista della minaccia. E le scientifiche si trovano in queste relazioni, no? Allora, partiamo dal presupposto e guardate il cielo. Se non avete molti di voi sono complottisti, quindi mi dovrà lasciare per sfondare un po' tono. Guardate il cielo. Soprattutto nelle giornate supposte serene, vedrete, magari la mattina cominciano a passare gli aerei, cominciano a rilasciare le scie. No? Queste scie, ma ce ne sono di due tipi, spesso capita che sono persistenti. Si allargano, il cielo viene elevato. Chi ha una certa età si può ricordare i cieli quando erano azzurri, adesso sono bianchi, biancastri. E quando sono azzurri perché magari stanno rilasciando una mese, sai che vita siamo vissuti. Generalmente dopo 36 ore è possibile che piova, perché sono sostanze atte a produrre precipitazioni. Vedete, potreste vedere delle scie corte che rilasciano in realtà poi i problemi idroscopici, cioè dico, molto semplicemente asciugano l'umidità e l'impedisco di sovrapprecipitazione. Controllano il clima fondamentalmente, non credo che sia un unico scopo, magari lo parliamo, però questo a me appare evidente, io ho personalmente, quando mi dicono c'è il nome della prova, e dice no, le prove, però bisogna che le raccoglie, scritto abbastanza anche per questo, perché questo che dicevo, no, una bufala e voi avete il nome della prova, cioè abbiamo degli armati pieni di analisi. Io ho analizzato questi filamenti, questi polimeri sintetici, li ho analizzati più volte. Li ho fatti analizzare anche per un mio amico complottista spagnolo, ci siamo incontrati a Bruxelles, quando siamo andati per un'iniziativa di questo tipo, e ho detto, ah, c'è un barattolo della marmellata, con dentro sta roba, io non so come farlo analizzare. Andiamo a me, ho fatto analizzare, stessa roba, in Spagna, anche polimeri sintetici biointegrabili. Cosa vuol dire? L'altro giorno avevo una macchina piena di filamenti di almeno 3 metri che venivano giù dal cielo. Biointegrabili, cioè il nostro sistema immunitario non li riconosce, entrano tranquillamente nel nostro corpo e proliferano assieme a nanoparticelle. E questa nanoparticelle è una costante, devo dire, ultimamente torna dal nostro punto di vista. Innanzitutto qui, e guardate che non stiamo parlando di ipotesi di chissà come tipo. L'ARPA, che ovviamente non riconosce questi fenomeni, stranamente,
ARPA si preoccupa del PM10, cioè la particella della grandezza di 10 microni, ok? Bene, la roba che viene giù dal cielo ha dimensioni infinitamente minori, siamo a livello di 0,5 microni, quindi l'ARPA, cioè che c'è il PM10, non c'è tutto il rilievo di questa roba qua. Il problema è che queste nanoparticelle, che sono analoghe a quelle rilasciate dagli inceneritori, per esempio Modena si pratica, questa roba qua, ma non fa niente, l'ARPA dice non fa niente, assolutamente, è tutto sta controllo. Poi le particelle, per caso di Porta Modena sempre abbiamo avuto montanari e sono voi che analizzano le particelle e dicono intanto che non è vero. Le particelle di quella dimensione variano tranquillamente la membrana cellulare, la barriera encefalica, il fegato, quindi entrano nella parte del nostro difese e poi e sono particelle che sono in grado di modificare il nostro DNA, oltre che essere potentemente cancerogene. E poi tutto ciò, no? E questa roba viene giù dal cielo. Poi però scopri, veramente, strada facendo tante cose, non so neanche da ricercare. Ero a una conferenza stasera, arriva di una persona, dopo avevo parlato di una particella, e mi dice: sai che io lavoro per una multinazionale, portiamo una particella, ed ero un po' preoccupato. Perché questa è una nuova tendenza alimentare. Si utilizzano nanoparticelle per modificare i sapori dei cibi, per esempio. Ma magari anche il quantitativo, tranquillo, cioè, quindi per rendere migliore il tuo cibo, che si deve fare schifo, perché chissà come viene prodotto, poi aggiungiamo microparticelle. Parlava l'altra sera, dice sì, perché poi per esempio per rendere più croccanti i dolci usano nanoparticelle di silicio. Ecco, lì così più croccanti, più sciocca, capito? Ho capito. È un minerale, però è un minerale, signore. Sai capite che minerale siamo? No, nanoparticelle nel cibo. Poi si può dare e consorte. Recentemente, leggevo, hanno analizzato qualcosa come 21-22 vaccini. C'è una serie di polemiche sui vaccini, però state tranquilli, vi diranno sempre che fanno bene, sono necessari, faccio una premessa. Come storico mi sono occupato delle condizioni di vita, io sono proprio una persona, no? Per le nostre campagne. Mi sono occupato delle condizioni di vita delle popolazioni migliari dalla metà dell'Ottocento ad oggi, no? Ci ho fatto la presa. E so bene qual era l'andamento delle condizioni di vita, della malattia, della salute, delle popolazioni autocentrologiche. La maggioranza dei problemi, delle malattie, erano malattie infettive, dovute alle cattive condizioni igienico-sanitarie e alimentari. Migliorate le condizioni igienico-sanitarie e alimentari, non certo per la benedizione divina o per bontà, per esempio, no? Degli agrari e degli industriali che piuttosto hanno preferito finanziare il fascismo per arrestare le lotte popolari, sono diminuite le vittime di malattie, quasi azzerate, e hanno cominciato ad aumentare il tipo di tumori, per esempio le malattie cardiovascolari tipiche della civiltà industriale, quindi di diverse condizioni di vita. Quando sono stati introdotti i vaccini, le malattie che dovevano essere liberate dal vaccino erano già state liberate. Queste sono statistiche, signore. Sanno il fatto che le multinazionali lucrano parecchio sui vaccini. Un esempio recente, Avianca, attentato, avrebbe detto il comico, no? Capasco, moriranno meno tutti, pentito, il peccatore. In realtà era meno pericoloso dell'influenza normale. Però casualmente, senza fare nomi, solo io, in Sirchia, all'epoca ministro della sanità, acquistò 150 milioni di dosi di vaccino, che non furono usate, perché poi nessuno si vaccinò contro la diarrea, e state tranquilli che non abbiamo buttato di niente, sono stati riciclati per fare altri tipi di vaccini, sempre sta roba. E se cominciamo ad analizzarlo, scopriamo che nella storia dei vaccini passiamo da altri come l'alluminio, il mercurio, il sualene, che sono tra le sostanze più tossiche che esistono sulla base della terra.
Cioè Mercurio non si sa se è vecchio di Plutone o Mercurio, però viene a cinque le bambine che erano nati. Perché? Perché? Senza considerare poi, appunto, le vedute, mi sembra, analisi che ha fatto i coniugi contaminare, che risultano tutti, tutti, non uno sì, uno no, tutti, contaminati dalla nanoparticella. E quello che esprime il dottor Montanari è preoccupazione, sperando che sia un'incidenza, no? Perché io sono tu, ma ovviamente una coincidenza, quella che ha fatto produrre questi vaccini in questo modo alla multinazionale. Sarà stata una coincidenza, però aggiunge anche che c'era una preoccupazione che ho pensato che nanoparticelle di metalli pesanti passano in barriere, eccetera, come ho detto prima, e possono modificare il DNA. Sono cancerose, però sono sostanze che iniettiamo tranquillamente da mille neonati e ovviamente c'è la corsa per non prendere l'influenza. Io ho sempre esperienze empiriche, se mia madre non ha mai fatto il vaccino, se prende l'influenza lo prende da chi ha fatto il vaccino, e qui lei proprio l'ha capita queste cose, no 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 no, dice di solo che lo chiede scelta, che non lo faccio, brava mamma. Mia madre tra l'altro ha fatto un po' quando vado al governo come ministro dell'economia, perché se ti avanti con la sua pensione figuriamoci con il bilancio dell'Italia, cioè, e così che ti danno particelle, no? C'è un mondo e casualmente dove ti giri le multinazionali lavorano in questo modo, si sta parlando a posto, no? Su coincidenze, ci vogliono bene, pensano alla nostra salute, infatti ci sono la rifatta la culla alla Cassa del Mondo. Sperando che non arrivi troppo la Cassa del Mondo troppo presto, perché in realtà siamo relativamente vivi ma malati. E di quello che sta accadendo, in realtà, perché diciamo che le nostre condizioni di vita non sono fra le più salutari. Però mi sono interrogato un po' del passare solo l'identità, come può essere solo l'identità? Questi veramente già dominano il mondo, posseggono il mondo, c'è qualcosa deve essere qualcos'altro, non è possibile. Un'idea che ho cominciato a farla, perché poi i film di fantascienza guardate ormai sono obsoleti, perché abbiamo delle tecnologie e noi tra l'altro non sappiamo neanche di che tecnologie disponiamo, noi come produttori avanziamo sempre delle ipotesi azzardate, vengono però smentite alla realtà che va oltre. Io ogni tanto guardo la roba, magari mi ci darò fra poco e dico, va bene, ok, qui non ci siamo più, questa non è un'umanità, sono convinto. C'è una corrente, chiamiamola di pensiero, che si chiama transumanismo, e uno dice, boh, cos'è questa roba? Però per esempio, non voglio offendere nessuno, però l'ideologo dei movimenti 5 Stelle, Casaleggio, possiamo tranquillamente accumulare queste idee. Ci sono due video suoi, Prometeo e Segai, che potete vedere su YouTube tranquillamente, dove vengono in realtà confrontando, andando a leggere i siti del transumanesimo, questa rovina che ho qui, che veramente la chicchetta la tengo proprio di caldo per la fine, e prospetta in un'umanità nella quale, diciamo così, sapete che c'è molta attenzione alla rete, no? La legge veramente si chiude molto oltre, perché pensa ad una rete in cui l'essere umano viene collegato, ma viene collegato via computer, signori, via internet. Cioè questi qua hanno in mente di farsi diventare delle macchine. E ci sono già esperienze notevoli in giro da questo punto di vista. È stato recentemente in Austria realizzato un mini cervello in laboratorio partendo dal centro di Sant'Anna. Quindi non è che è fatta scienza. Ci sono ricerche, per esempio, ma trovo quando queste cose arrivano sulla copertina di Time, Newsweek, Science, Nature, Focus e tutti quei giornali, questi qua, vuol dire che le ricerche in campo militare sono oltre decenni. Quindi, io sono abbastanza preoccupato, perché se questo è quello che ci dicono e ce lo vogliono far passare come una cosa bella, una figata, quindi faccio un sorpello, così è comodo, passi, li
scansionato col codice barre, quindi c'è neanche la pubblicità di quello che passa senza pagare, fa l'esperimento al supermercato perché c'è il microchip sul cappello. Ma io neanche il cane non voglio mettere il microchip sotto il nostro fianco. Ma detto questo, sembra dovrebbe far parte del progetto di riforma sanitaria di Obama e che ci sia questa tendenza, perché le cose sono più avanti, no? Quindi il nostro caso legge prevede un livello di spinto dove nel giro di qualche anno ogni uomo avrà un avatar, che non si capisce bene cosa sia, un'altra identità, perché o tu pilota o tu pilota in un mondo sempre più virtuale, nel quale prevede addirittura che ci scambiamo, compriamo schede di memoria. Cioè, ascolto, eh? Quindi oggi cosa voglio ricordare? Cioè, mi ricordo una gnocca, una volta, compro la scheda, siamo dei livelli che abbiamo poi più grandi. Ma, vedete, voi andate a vedere su internet 2045.com, va bene? 2045, progetto di immortalità. A parte che io non sento bisogno di immortalità, e mi ricito, io ho scritto in risposta a questa roba qua nel tutorial, il titolo: noi siamo già immortali. Cioè, signori, adesso qua ognuno ha le sue credenze, i miliardi di cantanti dicevano che non ci sono rimasti neanche dei comodini, però poi uno può anche credere, uno può anche essere ateo, va bene, fa i suoi, non c'è problema. Io credo che noi siamo immortali. Ma non è il nostro corpo che è immortale. Perché quel principio che chiamatelo come volete, lo chiamo anima, spirito, noi siamo immortali. Il corpo è una condizione transitoria, il corpo esiste in funzione di quello. Noi senza un principio superiore siamo veramente un macchinario. Mi occupo per 40 anni, mi dicevano, dal 1969, dove ho portato avanti questo interesse, ho studiato la coscienza umana, ho studiato la confezione, ho studiato le diverse tradizioni. Sono convinto di quello che dico, però ovviamente ho bisogno del soggettivo, sono convinto che siamo già immortali. Non sento personalmente il bisogno di diventarlo nella forma che vogliono questi, no? Perché voi guardate, ripeto, sembra un teorista a parlare, sono coloro che guardano il mondo sono qua. Intanto mi sto portando avanti il progetto per eliminare i coronavirus, il SICOF. Ma ci sono personaggi del carico di Bill Gates che sta finanziando dei progetti di vaccinazione nel terzo mondo per sterminare la popolazione, lo dichiarano. C'è solo di tutti, il carico, andate a vedere, cioè questi qua hanno in mente addirittura la popolazione mondiale è di un miliardo. 500 milioni, 100%, 500, che sono un po' sui numeri, hanno in mente, questo lo sta facendo, questi sono miliardari, questi sono il potere sulla fascia, e lo fanno, lo dico che lo fanno, sono quelli che si trovano al Bilderberg, sono anche andati quest'anno, in Denio, hanno in Denio, sono andati, sì, sai cosa facciamo? No, vacciniamo 200 milioni là, qua, dopo ricagliamo un po' di lì, quindi che va. Se lo fanno, non ci sono anche loro. Allora, l'altro giorno ho confermato un time lapse. Nel 1945 sono state rilasciate in atmosfera sul terreno 2053 bombe atomiche. E tutta gente che ha a cuore l'interesse dell'umanità. Quindi, chiaro. Per cui, no, questa gentina che ci vuole mettere in rete, che ci vuole interfacciare con le macchine, perché dobbiamo diventare come dei computer, no? E poi viviamo come programmi. Il progetto è questo qui. Allora, da qui a oggi, aspetta, qualche memoria non mi ricordo, però da qua al 2020 perfezioniamo dei cyborg, quindi dei robot, e li comandiamo a distanza, poi la fase successiva isoliamo il cervello e lo trapiantiamo su questo supporto cyborg. Dopodiché, terzo step, il processo più cruciale segna l'abbandono di ogni residuo biologico, cioè che ne ha una replica digitale del cervello da salvare su questa roba qua, fino all'ultimo passo, la faccio vedere, che quello che resta è una memoria su un hard disk che può manifestarsi attraverso ologrammi. E così sei immortale, perché sei in copia digitale.
quindi dovevamo i supporti. Il telegramma è d'accordo. Se proprio un po' mi ha colpito, perché sinceramente lo facevo diverso, comunque, vabbè, queste sono opinioni personali. Signori, allora ripeto, sembra una cosa strampalata, no? Che uno trova così perché è un po' complottista, passa del tempo, se passa roba. Io invece sono un po' preoccupato, perché se voi cominciate a studiare, ad analizzare, chi sono questi che stanno dietro ai grandi interessi del mondo? Energia, cibo, armi, farmaci, sono veramente il dominio del mondo. C'è chi chiama un po' l'ordine mondiale, sono gli avvegliati, non sono grandi, però è inevitabile. C'è molto vuoto attorno a questi interessi. Questi interessi sono sempre loro, e poi guardate che allora noi prendiamo l'aspirina, quello Bayer, poi quella che produce il gas per Hitler, noi mangiamo la riva, però il 50% in mano alla ditta svizzera che produce il carbone per Hitler. Strane queste cose, tornano sempre. Ma è stato sperimentato nei campi di nazismo per rendere docile. Sono sempre quelli che girano, capite? Ecco, per cui vedete che gli entrano interessi coloro che stanno distruggendo il mondo, che lo stanno distruggendo. C'è una, adesso voi non avete idea, sempre abbiamo qualche insider, no? Che ogni tanto c'è una molla qualcuna. A Bruxelles non avete idea di quella che è la lotta cruciale in questo momento. La vera lotta sono gli OGM, perché si devono passare a tutti i costi. Gli OGM che modificano il nostro DNA, no, va bene. Va bene, addirittura adesso sono medici che mi consigliano, ma dire gli OGM a suo figlio che sia forza! Scusa, no? Perché nel riso c'è un genere lo scorpione, chissà che altro. Anche alle api, le api sono mai, sono tantissime. E quindi questi qua, cioè, che hanno questi interessi economici che chiedono i governi, che devono solo quelli se lo sigli, ma noi in Italia stiamo ancora prendendo botta, ma di fatto noi stiamo mangiando OGM dalle banche. Cioè, poi tenete presente che ormai vuol dire il pane arriva in quantità dalla Romania, mi sentivo l'ultima, sul gelato, fai allo scalo. Magari erano incredibili, perché eravamo grandi produttori di grano, no? Italia, la Sicilia, rovinati dalle multinazionali, dei cereali, l'immagine che io come gli adottori, non ci vengono largo, con queste grandi navi, pieni di questo grano, diciamo di incerta provenienza, no? Perché io cito sempre questo episodio personale, perché c'è chi dice grano dall'Ucraina, da Dio, è difficile, però un giorno ho avuto la fortuna di avere una persona con dei macchinari strani che mi ha fatto dei test. Ero radioattivo, un discreto livello, 12 microsievert, 4 alla media, normale, ma mi dice, cosa hai mangiato? Ho mangiato pasta, puntini e ritorno di noce. Al cambio anche, perché non so, oggi ci ritorno alla così. Va bene, radioattiva. Ovviamente sono un complottista di queste cose, però io ero radioattivo. Oppure magari mi dico sì, no? Questa roba sta lì a farcire per il mese, aspetta il momento giusto per il mercato. Fanno provare i prezzi, tu agricoltore, te la prima di saccoccia, e hanno spezzettato la nostra agricoltura, ci hanno tolto la sovranità alimentare. La sovranità alimentare non è mai esistita, perché noi siamo convinti di avere una banca in Italia. In realtà è un consorzio di banche private che hanno il privilegio di stampare moneta, che noi paghiamo a prezzo pieno, io dico sempre, ma la fatica c'è una fotografia, mi fa poco, cioè 100 euro, no? Cioè, in giro queste cose su internet costeranno 30 centesimi, scusa meno, cambia la fotografia, mi fa meno. Tu sai che italiano paghi la banca d'Italia, che non è d'Italia, 102 euro qualcosa. Cioè il prezzo di una banconota, gli interessi sulla banconota e ovviamente il prezzo della carta del giro. Tutto si rilascia. Si chiama signoraggio, no? Questo signoraggio primario, secondario, questa è l'origine del debito pubblico italiano. Cioè non siamo noi che siamo andati, non so, in Germania, io ci sono sempre di shopping, perché dovevo cambiare la macchina, quindi 60 milioni di italiani che hanno in giro fratello hanno creato il debito pubblico, no? Signoraggio, così. E
e soprattutto le preoccupazioni finanziarie delle banche che stanno pushando le ricchezze di pochi. Cioè non sono neanche dei matti, ci tengono sempre più in miseria, negli ultimi 20 anni hanno smantellato il sonno sociale, ci hanno ridotto delle condizioni, 40% di disoccupazione giovanile, quelli che lavorano lavorano dei call center a 600-700 euro al mese, con delle condizioni infami, che si sono al modo dei partigiani che citavo prima, torno a sparare con Interpol, che io lavoro perché sono violento, però faremo fuori però, capite? E noi che stiamo qua a discutere, noi, perché siamo qui la gente parla a farsi perché lo spread, ma che spread? Vuoi risolvere la crisi? Chiudi la borsa, primo. Secondo, stampi tu moneta, ammesso che abbiamo ancora bisogno di una moneta, perché potrebbero essere delle alternative. E quello che la ricchezza che produciamo, la produciamo per noi, per il benessere del popolo. Ci rimarrebbero da fare indietro agli africani, ai sudamericani, che quelli che sono 400 anni che andavano da stare. Capite? E quindi sono proprio preoccupato quando vedo che questi, i petrolieri, i farmaceutici, gli alimentari, questa gente qua, quelli che fanno armi, fanno le guerre in giro per il mondo, per la democrazia, sono quelli che dicono che siamo in topi. E ci vuole un seminario, lo stanno facendo, signori, noi stiamo parlando di cose che non sono il futuro, sono adesso. Perché noi, da quando siamo nati, siamo inquinati da nanoparticelle, che girano in minimità, che messi da in parte, ce le fanno respirare. Ci sono le statistiche delle allergie e delle malattie polmonari dei bambini, che sono così stanno andando. L'autismo. E com'è l'autismo? Cioè, ho un mio amico, tre figli, tutti e tre autistici, tutti e tre vaccinati. Però se dici queste cose, sulle labbra del mercurio che è all'interno. Assolutamente. E per cui quando poi sento appunto che ci vogliono interfacciare con le macchine, quando sento che magari le violazioni chimiche sono associate alle emissioni di frequenza, che effetto hanno? Quando sento che tutti dice che noi abbiamo armi psicotroniche, persone ormai sapete? Armi psicotroniche se vogliamo nonna questa roba. Sì, c'è la roba che ti spacca il cervello, ti modifica la coscienza. Ma noi ci siamo successi, siamo già, guardate le nuvole. Io ormai tutti i giorni vedi le nuvole che sono pettinate, no? Fai le unine, tutte le cose. Poi se vedi le foto da sapere, ti sono impressionato. Ma sono anche pedonali, no? Se non le scrivi. Pure quando sono la tete, insomma. Cioè, la roba da matti, da pazzi curiosi, che uno sa in media, anche se con un occhio, gli sono riferito alla roba lì. Avete il meteorologo? E questo è un nuovo tipo di nuvola. Questa è la nuvola noctilucente. È una dei Kelvin, no? L'ultima era l'acqua sopra di Giuliaci del barone improbabile. È un dei Kelvin. C'è una roba veramente incredibile. Tu rimani a cagare, rimani educatamente. Questa è la scienza. Allora, si dice proprio che vedi un cane, non è la massa, si diceva, no? Si dice proprio in modo amorevole, no? Un augurio. Allora, siamo a dei livelli veramente incredibili e la cosa, vuoi dire, strana, che stasera diciamo Montanari, no? Perché tu vedi Montanari che è contattuale, quindi vuol dire ben pochi sanno l'esistenza, senza offesa di questo paese, che comunque ce la sanno. È un successo. Però capite che mentre noi siamo qua, voi vi state sobbarcando anche sta noia, questo scroloquio, cioè la maggioranza è che dico sì, yeah, io dico no, col gioco premio, questa si altra. Hanno fatto gol, cioè io sinceramente mi sento un po' ignorante che non sono niente della vita di calciatori, ma pagherò questa mia ignoranza prima o poi. Non è vero, capite? Per quello. Ho voluto come titolo, no? E tratto un po' questa tematica del libro, il problema vero è Scecchini, sì, il punto dell'iceberg, perché ci sarà un crimine contro l'umanità, voglio qualcuno che mi smentisse, ma non con quelle idiozie che ci stanno raccontando quando si devono di prendere in mano l'argomento. Voglio qualcuno che mi confondi, sono cose semplici, è possibile che a 3.000 metri ci sia una scelta densa, qualsiasi
Scolotto sa che la circondenza è possibile. Un po' che compreso tra 6.000 e 8.000, la temperatura con almeno 30, meno 40, con un'umidità relativa del 60%. Io vedo questi tanti umidità che ho di 2.000 metri di cuore sulla cammina, e mi danno un fucile da cigliare, giuro che mi batto. Li vedo lì, vedo belli, grandi, sono al massimo 2.000 metri. Capite? Ecco, così che rilascio la circondenza, tu meteorologo. Cominciano a dire, molto vicino, sai, sono condizioni talmente variabili che non si sentono più. Le volte gli aerei che si incrociano, uno scia l'altro no. Ho visto una volta un aereo che scia in questo modo, due scia laterali e due in mezzo non si va più. Perché non è tanti di voi. Questo è lo scoprire per far sapere il gatto, la felicità in televisione, c'è il gatto col coltello, il feromone. No, già la basta, insomma, non ci siamo, comunque, capite? Poi, in questa roba, sarà normale, io normale ci cammino, senza mezzi, perché per me è quello, se io sempre riesco qua a far lucrare chissà che cosa, se noi ci muoviamo, io che gli altri quattro gatti in Italia che hanno più la stessa cosa a parlare di questa roba qua, se io dovessi fare un bilancio per quello che ho speso di mia tassa per venire qua a pagare tutto, la sala, la pubblicità, le cose, i miei spostamenti, e quello che posso avere incassato, stasera se sarete buoni, prenderò sempre lì. Potrei dire quanto ci guadagno, vi ricarico, e poi vediamo con le spese che tipo di palla faccio. Pure un sito che fosse questo. E non posso libri. Faccio questo che sono un coglione, un grande coglione dal punto di vista del senso comune, questa è una rimessa totale proprio viva, ma che faccio di cuore, perché finché me lo posso permettere, almeno con i quei quattro gatti che ci troviamo, posso dire quello che penso finché ce l'ho fatto. Il mainstream è completamente controllato. Tutti i mezzi di informazione, i grossi mezzi di informazione, sono controllati da alcuni gruppi di potere che fondamentalmente fanno capo ai soldi. E qui non c'è destra, non c'è sinistra, c'è il soldo. E si scambia per quello, capite? Non è questione di ideologia, non più da tempo. Questo scappa forse il giornalino della parrocchia, ma forse Montanara, il parroco se voglia, per fare un minimo di legalizzata, sempre che non viene qui solo mi aspetto per te. Capite? Internet, creato dai militari, ipercontrollato, tutta l'informazione, io come editore, sono una piccola nera, fenomeno raro, perché io pubblico cose strane fondamentalmente, credo di aver pubblicato il primo libro di Italia su Scientific. La rivista che trovate là, edizione speciale su Scimiche, distribuzione gratuita, interamente a nostre spese, per fare informazione, perché non la fa nessuno, capite? Ecco, non ci paga nessuno. E lo facciamo per questo, perché veramente sono molto preoccupato di quello che Satana ha detto, che non avrà in futuro, perché adesso cominciano a fare qualche missione. Sì, no, però perché sai che sarà un evento globale, che sarà una delle più grandi cose che si possa essere, e dobbiamo schermare, che qui più sgarri hanno capito che non riusciranno a sopra tutto, perché ormai la gente un po' si sta svegliando, e perché per il riscaldamento globale dobbiamo creare dei strumenti critici che rilasciano l'alluminio nell'atmosfera per questo motivo. Perché così difende la faccia del sole, dicono, scusate, e sempre di inquinare, no? Cioè noi dobbiamo andare avanti. Come si dice? Sì, questa roba marcia, petrolio, avremo già tecnologie alternative, ma da decenni, vabbè. Ma il petrolio sempre lì si parlare, ma anche con le rinnovabili, non è che possiamo coprire tutto il fabbisogno. Per forza, se no dovrebbe prendere le tangenti del petrolio. No? Perché il problema è vero, io non sono un esperto di energie rinnovabili, ma io c'entro
dimostrazione è il Costa Rica, che attualmente è il 70% di il 2017 ha già dichiarato un nuovo presidente che sarà al 100%, per cui è una bala il fatto di prezzo del petrolio. Però Costa Rica non è strano, perché? No, infatti Costa Rica è il terzo mondo, ma non facciamo noi. No, è l'unico al mondo che non ha un esercito. Esatto, tra l'altro. Ma su proprio subito. No, esatto. Proprio, sai che si è Costa Rica, è una cosa privilegiata, forse per quello che capisci, perché non ha un esercito. Vabbè. Si potrebbe provare, no? Non c'è un problema, che è il problema di fondo. Cittini, per il titolo, controllo delle coscienze. Signore, io sono di voglia italiana, ma erano i tempi del Kimua che si parlava del condizionamento delle coscienze. Servizi segreti di tutto il mondo, sono decenni che studiano modalità per controllare le masse. E quelle armi psicotroniche di cui poi abbiamo continuato a parlare, di ricevuti, sono qualcosa di attuale, usato, sperimentato, ma anche solo sulle portate dei cellulari, con le microonde che ci possono salvare il continuo, signore. Noi non abbiamo idea di quello che sta succedendo. Wi-Fi anche. Wi-Fi, certo. E ci vorrebbe poco a studiare le modalità alternative, no? La comunicazione. Comunque, avanti. Ma il problema che interessa poi alla fine, veramente, è su quale trovo dei limiti non indifferenti, è il bisogno delle coscienze. Il bisogno delle coscienze che sta avendo, perché come storico non devo rilevare dei dati. Quando la gente qui moriva di pellagra, perché era già molto, sapeva la notte, la sapeva occhiare, quindi la poveretta, l'analfabetismo era dei livelli del 95-90%. Bene. Per cui in 100 anni o poco più siamo arrivati a dei livelli sicuramente, diciamo, molto più elevati. È anche vero che dovuto da una parte scegliere l'istruzione di massa obbligatoria, ma io ricordo bene perché ho stato uno dei primi a beneficiare dell'istruzione obbligatoria, ero all'elementare nella nostra legge. Il problema è che hanno cominciato a decodificare da quel momento. Non bisogna essere troppi, non bisogna avere troppi anni per poter comprendere che cosa succede. Guarda che le politiche che vengono portate avanti a livello governativo, che sembrano motivate dai tagli per la spesa, sono solo per mantenerci in comunità. Se abbiamo una scuola che nonostante la dedizione, credo che questo ha anche insegnato, diversi anni, nonostante le condizioni, vedere delle persone, degli insegnanti che possono essere criticati da tanti punti di vista, ma che vanno in trincea in condizioni disperate, quelli di ricercatori universitari, chi può scappare, ho avuto la fortuna di non farlo, me l'ho chiesto, io mi sposo il progetto di non prendere, perché bisogna anche mangiare. Non ce la potevo fare. Neanche la gente, no? Gli insegnanti da lì servono comunque di trasmettere qualcosa nonostante tutto, nonostante i programmi, nonostante i tagli continui. Paghiamo il signoraggio, paghiamo le armi, rifinanziamo le missioni di pace, compriamo gli F-35. Ma non è ancora niente rispetto a quello che rubano. Perché se anche fanno il TAV, dice vabbè facciamo il TAV, noi lo paghiamo 4 volte quello che pagano i francesi, e pensate che i francesi rubi, no? Rubano di meno. I nostri non si accontentano. Cioè proprio, capito? È la corruzione è un fenomeno umano mondiale. In Italia siamo da primato. E tutto questo purtroppo non trovi una carrozzina per non dire, parlo, capisci? Ma io sono incazzato. Ti dico che sono dei criminali veri e propri, perché noi non dobbiamo solo guardare il fatto lo stipendio parlamentare, ma gli do anche il doppio se lavora veramente e fa un interesse alla comunità, non è quello che noi vogliamo, però capire, no? In Italia gli darei 700 euro al mese, dai che siamo meno alle elezioni, non fa senso. Ma voglio dire, manca una cosa, l'interesse per il bene comune.
E guardate che io sinceramente non me lo aspetto più da nessun partito che abbia varcato l'ingresso del Parlamento, o che non voglia varcarlo, o voglia varcarlo. L'anno scorso abbiamo organizzato una bellissima manifestazione, secondo me, a Milano, è stata la prima in Italia dove fu il suo principale, il signor Tonici, il signor Signorato, i vaccini, no, tutte queste cose di cui ho parlato stasera. Eravamo in tanti, quest'anno ripeteremo, ci ricorderemo il 25 aprile, perché non posso, questi non possono più vantare la discendenza da chi non si dovrebbe farci se non la sentite. È una grande questione ideologica, perché gente che ha combattuto era sì comunista, ma era socialista, erano liberali, erano cristiani, tutta gente che condivideva la volontà di libertà del nostro popolo. Capite? E non voglio vedere sopra nessuno, quindi non faccio una questione ideologica, una questione di umanità, di civiltà, di libertà. Ecco. E che oggi vedete che queste preoccupazioni non sono molto diffuse, a parole. Recentemente sentivo una analista che diceva, ecco Letta con il suo solito sorriso. Cazzo ridi, ma cosa c'hai da ridere? Io ho capito perché ridi, perché ci stai prendendo in giro la mattina alla sera. Ma cosa ridi? Se stanno, cioè che cosa è cambiato? Nella parte del libro che di voi, che cosa è cambiato? Che cosa cambierà sul fronte delle cose che vi ho accennato? Avete sentito qualcuno in Parlamento? C'è la crisi? Cosa ci costano centinaia di tanti militari che vorranno le nostre spese dalla mattina alla sera per restarci? Solo per dire una cosa, no? C'è la crisi, ma sta giù. Vuoi fare la geoingegneria? Fa la politica o chimico. E non fa, no? Poi un caso di te. Avete sentito parlare qualcuno di Simonaggio Mancario? Questo chi è che mi diceva recentemente, anche sui scie chimiche, per dirlo, che non è la gente non prende le persone. No, guarda, la gente capisce. Guarda che se mi spieghi, la gente capisce. Se continui a parlare di cose inutili che non porteranno da nessuna parte, la gente non capisce. Perché non è il momento. E c'è che quello è il motivo. Ci sono tutti comodissimi, no? Porto le mie parole in postale, ma sono sbagliosi. Non è da qui. Capite? E figuriamoci, questo è quello che dobbiamo incarnare nel senso popolare, figuriamoci gli altri. Che intenzione hanno di parlare delle cose che potrebbero veramente cambiare le condizioni di vita? Non è tutto serio, ma veramente. Io sono stato uno che, se non so creduto, io ho dedicato, come dedico adesso con passione a quello che faccio. Io dal 1969, io ero convinto di poter cambiare il mondo. E non avete idea della crisi esistenziale che ho vissuto, realizzando come era veramente, dall'interno. E oggi, non è che vedo dei cambiamenti incredibili, non è che vedo le persone, chi dovrebbe tutelare la nostra salute, chi dovrebbe incarnare la possibilità del cambiamento, affrontare quelle che dovrebbero essere le radici del cambiamento. Non ne frega niente, come dice Lanzi, no, quanti cazzi vuoi, penso a te, questi vogliono solo la pensione, no? Questo è lo spirito dei nostri parlamentari, ecco. Che non si chiude, no? No, perché sennò vado avanti tutta la notte. Mi date dato un caso, sono uno studio. Per cui dicevo, bisogna avere coscienza. Questo è vero problema. Cioè, questi fanno questo perché noi non facciamo niente. È vero che la gente è sempre più disorientata, sta anche consapevole. Io quando ho cominciato, non è che dove andavo, cioè, ripeto, veramente, sento offesa, cioè, a Montanara, avere una sala piena, è un successo. Potreste essere a casa a guardare qualsiasi stupidaggine per la televisione, facendo le frise che c'è là, non c'è problema. Ballarò. Ballarò. Ballarò, se sarete. Ecco, l'unica cosa ho perso grossa, perché mi ha fatto subito l'unica cosa, perché sarà pilotata anche lui, però almeno di lui. Penso con gli altri piange. Ecco, queste cose sono cose tra l'altro che mi danno ancora più fastidio. Io per un certo periodo guardavo il report, no? E dicevo, domani sarà la rivoluzione,
minimo. Cioè, oggi questa roba qua, sì, domani tutti gli altri forconi, giorno più uguale. Allora, magari l'idea se la vede, perché non ti ricordo la prima. Insomma, perché l'idea su come il sistema controlla le lenti, ma vedrò scopri poi che il sistema ha anche interesse a orientare il dissenso, no? E lui ti parla, ti fa vedere, ti fanno arrabbiare, no? Ti fanno condividere, però sempre a sedere sul divano, con delle domande, capite? Io ricordo che ancora negli anni 60 e 70, e molto, molto meno, ormai ci sono vite, eravamo in piazza la mattina sera. Io mi ricordo che andavamo davanti alle fabbriche, gli operai venivano fuori con noi in piazza, eravamo insieme, poi è stata un'illusione, abbiamo avuto un po' che niente, ma fino a quel momento almeno le condizioni di vita sono state tutelate. Un minimo di dignità, il lavoro, un salario. In 20 anni hanno smantellato lo Stato sociale con la complicità dei sindacati, dei partiti, dove era questa gente qua? Mentre ci siamo ridotti a call center, dove era questa gente qua? 40% di disoccupazione giovanile per la crisi mondiale, o siete voi che siete idioti e ladri, sempre offeso da lei per idioti e ladri. Ecco, e allora direi che il problema vero è oggi cominciare intanto a fare informazione, però capite? Ero a Londra al Bilderberg, il convegno mondiale dei potenti, mi ha intervistato Rai 3, perché ero uno dei tre italiani presenti contro, no, questa cosa. Avete visto voi l'intervista? Mi ha interessato Rai 3, che era quello tipicamente di sinistra, in piazza a Milano, durante la manifestazione. Oh, la intervista, avete visto qualcosa di sicuro? Assolutamente no. L'unica che si è tentato di pubblicare qualcosa sulla manifestazione è stato Diana Cronos, mi sembra. Ma pubblicato una volta in editoriale libero, sto messo sbagliato. Sono una giurista, sarà bevuto la schiera. Capite? Quindi di sicuro non c'è informazione, la dobbiamo fare noi. Però a me questa cosa piace, vi dico la verità. Purtroppo non ho i mezzi per poter ottenere i risultati che mi piacerebbe ottenere. Però vedete, la cultura popolare, la parte per gli utenti, è la gente che si trova nelle sale, al sera, nelle piazze, no? A parlare, guardandosi negli occhi. Invece ormai si arrivò tutti i coglioni su di mano a comprare la televisione, guardare il computer, guardare la finanziaria. Invece abbiamo bisogno di trovarci, di confrontarci, scambiare idee, consapevolezza, litigare anche, quello che vi pare, creare coscienza e consapevolezza. Rapporti umani si chiamano, invece, non posso, saremo con la memoria sul computer. Ci sono le vetture psicotronici. Psicotronici. Perché questo è il futuro che prevedono per noi, che si sta attuando, signore, capite? Volete fare dei figli, volete farvi piacere, avete dei videogiochi che sbattete di uso alla finestra. Perché così insieme ai diritti, non c'è nessuno che mi dico il vaccino con l'alluminio che è andato nel cervello con lo spaghetti. Sentivo anche ieri mattina su Rai News, c'era un congresso di psichiatri che parlavano che non utilizzano la malattia, la ADH, anche di anni. E sono un po' agitati, non bambini, però sono agitati e gli danno i psicofarmaci, la bisogno, se un bambino, anche così già non guarisce, o almeno limita i sintomi. Io ero da una generazione che quando avevo città di stato esperto. Che non ha proprio mai ammazzato nessuno, ma è stata anche da se poco quando ho soffritto. E capì? Questa roba qua. Questo gli danno il rito. Questa roba qua, cioè, non avete vedete gli effetti che produce. Eppure capito, questo psichiatra che sosteneva questa roba qua, che sembrava più morto che lui, che non solo questo esempio qua. No, cioè, io mi devo fare quell'altro te, ragazzi, fatti vedere dalla parola, perché sei anche un bambino, tra l'altro. E se un bambino ha ancora voglia di agitarsi, di giocare, ammesso che già 3 anni non deve andare a fare l'educazione, il nuoto, scuola, dopo scuola, e il computer e i videogiochi, magari, ripeto, andando avanti, non so, c'era
i trattamenti sono infiniti, quindi bisogna che cosa per esempio così ammazza, mangia subito con la scelta sullo sfondo, dicevo l'altro giorno, cose tipo vendi l'anima al diavolo, poi c'è tutta una procedura, gareggio con le elezioni, vado in Parlamento e cosa ottengo? Pensate che volete qualcosa contro le mani che ci governano? No, io voglio togliergli i soldi, voglio creare delle condizioni per le quali cominciamo a produrre agricoltura biologica, naturale, seguiamo delle vie di commercio che sono alternative, fuori dai liberi, per super mega, via bassa, con la quale guarda la mafia, signore, diciamocelo. Sono gli stessi interessi di chi governa, dei partiti, delle banche, sono sempre loro. Andate a vedere chi sono gli amministratori delegati di questa roba qua, chi finanzia, chi soldi dove vanno. Sempre loro, capito? Basta, via sta roba qua. Dobbiamo riprendersi la nostra vita. Riprendiamoci di pianeta in questo senso. Dobbiamo cominciare a costruire dal basso. Siamo in pochi. È una strada lunga, è fatta di consapevolezza, però io non la trovo così scontata. Ricordo quella storia, la fionda, la allegoria, sta roba qua, magari ci vuole tempo, ma io credo che sia l'unica possibilità. Dobbiamo costruire noi delle modalità diverse di vita. Dobbiamo metterci la nostra vita, il nostro cuore, la nostra mente, le nostre braccia, concretamente fare cose diverse. Dobbiamo ricostruire il mondo partendo veramente dalla base. Parlavo dell'agricoltura prima, gli OGM li stanno imponendo, però poi in compenso c'è il nostro governo, Monti, in realtà, multa l'agricoltura a chilometro zero. E se lo vedete, che logico umano può essere? Per favorire chi è che cosa? No, non si può più. Per cui insomma io la via percorribile la vedo in questo senso, però bisognerà che diventiamo un po' di più ben informati e soprattutto determinati, perché il problema è che chi è libera ha sempre funzionato e oggi più mai. E se vedete che ero in Italia, io l'anno scorso sono un altro tempo in preparazione della manifestazione del Giro d'Italia, no? Serate come queste che ho fatto da Torino a Maritano, passando per Lecce e così via. E l'intento era anche quello di contattare varie associazioni, ma proprio per arrivare a questa manifestazione nazionale, era proprio contro la crisi voluta dalle mafie che ci governano. Difficoltà grossa, quella. Ci saranno migliaia di associazioni in Italia, dalla tutela del pesce rosso a quella del gatto timido, piuttosto che salvare la balena, la fotomonaca, contro l'usura, contro le banche. Mettiamo insieme. Non c'è una difficoltà infinita. Siamo reti sicuramente adesso con una manifestazione nazionale dove doveva nascere questo coordinamento, all'anno, la verità, di associazioni, questo è il vero problema. C'è ancora un individualismo troppo forte. Ognuno va proprio a volte. Se uno è stato toccato perché era banca, congiura, allora va bene, siamo contro quella cosa lì. Si fa fatica a capire che il problema vero è il sistema. E questo sistema è marcio, questo sistema è antiumano. E non è un caso, e non è dovuto solo all'attività singola di alcuni imprenditori o di un padre politico corrotto. C'è un governo mondiale dietro tutto questo, che sta mettendo in piedi, che ormai è almeno un secolo che gestisce questa roba. Guardate, un esempio poi di nuovo, lascio spazio anche a voi, domande. La ricerca scientifica nel mondo al 90% è finanziata dalle multinazionali. Ma questo, cioè avanti da almeno 5 anni, le multinazionali nascono a metà dell'800.
Noi siamo abituati, se voi capite, è nel nostro senso comune che la scienza è quella lì. La scienza è pagata dalle multinazionali. Quello che si spiega nell'università è il prodotto di quel tipo di ricerca, finalizzato a quello. Sinceramente, mi fido più tanto. Allora, non possiamo solo combattere un aspetto e ignorare il resto. C'è un progetto globale da parte di un nuovo ordine mondiale che vuole ridurre l'umanità, tenere l'umanità in questa condizione. Non ho la pretesa che ci crediate. Magari tutti mettete. Fate voi le ricerche, andate a vedere, guardate cosa vi dice la vostra mente, ragionando su queste cose, perché è così che rimaniamo esseri umani. Altrimenti continueremo a vivere in un automatismo sempre più appiattito, per quale magari un giorno ci sveglieremo dentro un computer e non sarà una bella fine. Io gli rispondevo che a casa legge, dico, ma voglio dire, è un chiarotto di rosso, come lo fa vedere in via orografica, non so se sia la stessa cosa, con il profumo di quello che una volta era la prima vera. Beh, almeno la patente te la ritirano virtualmente. Se non altro, certo. Tirano giù che sono 2 mega. Vabbè, vi ho tagliato abbastanza. Se avete delle domande, fate pure, se volete dire delle cose di più. Posso fare una domanda? Allora, io sposo al miglia per miglia tutto il discorso che hai fatto. Però il discorso dell'etica è stato detto, fra le altre parentesi, era chiaro come solo, però è toccato un po' meno. Io credo che in Italia, specialmente, il problema etico sia uno dei punti cardine di non far nulla per andare contro a tutto quello che lei ha detto. Perché se noi fermiamo 1000 persone in Italia, e poi fermiamo in Germania, in Inghilterra, in Spagna, e gli diciamo, tu da domani prendi 15.000 euro al mese, ti mettiamo in Parlamento, però l'unica condizione, con tutti i benefit e i privilegi che hai, l'unica condizione è che ogni tanto non fare troppo l'onesto. Se ti dico di fare una roba devi farla, i tuoi convincimenti personali li lasci da parte. 90%, secondo me 998 dicono va bene, 2 diranno no, ma perché sono tanti. Questo è il discorso, perché l'etica secondo me è morta in Italia. In altri paesi marciano spesso, ci mettiamo a me. A me viene sempre in mente un esempio, il famoso cerchio delle mele marce. C'è dappertutto. Certo. Il problema è che nei altri paesi il cesto, e ci sono il cesto delle mele marce e delle mele buone e qualcuna marcia. In Italia il cesto è marcio e sopra c'è qualche mela buona. Ecco, questo è l'esempio. Per combattere tutto questo, secondo me, è una bella storia, è molto difficile. Sì, ti dico dal punto di vista. Io no, condivido ovviamente assolutamente, però vado oltre l'etica. Perché l'etica, in realtà, così come condiviso ovviamente, può risultare appunto un concetto, no? Sì, aggiungo, scusa, un attimo, posso finisco la domanda dicendo che è stato un movimento, è stata una cosa questa, che noi siamo in Italia, siamo stati coltivati a questa cosa qua, dal dopoguerra ad oggi, l'etica è stata volutamente tenuta in questo, sempre considerata poca, fino a quello che abbiamo oggi. Per cui oggi i risultati sono quelli che sono, anche per quello. Quindi è un discorso bene, anche questo preordinato, sempre, in cui non ci siamo stati dentro alla grande, ovviamente. Sì, ma non conosciamo più, perché questo è il vero problema secondo me fondamentale, oltre che tutti, ma è tutto legato a questo, perché il potere dell'uomo singolo come noi, come giustamente lei sta dicendo che dobbiamo combattere, se non c'è una forza etica alla base, dove va? Certo. L'ho detto lì, finisco il mandovano. Ci capiamo, per modo ne manco, guardate lo zucchero. Sì, no, infatti. No. Ma guarda, sì, dicevo, certo, l'etica è qualcosa di condivisibile dal punto di vista così della personalità, della ragione, quant'altro. Io vado anche oltre, nel senso che mi sono accorto, le mie ricerche di carattere, diciamo, spirituale, comunque riguardanti la coscienza, e questo è il vero problema. Il problema è che ovviamente l'essere umano è in una condizione imperfetta, ovviamente questo è naturale, tutti gli esseri umani sono in questa condizione, quindi sono più o meno attaccabili da certe pulsioni che sono distruttive, che sono egoiste, individualiste, eccetera, eccetera. Ed è per quello che io ho dedicato 40 anni della mia vita a ricercare la modalità per risolvere questa cosa, per meno affrontarla, credo di aver trovato delle chiavi, infatti adesso non so se ci
qualche altro libro che ho scritto, per esempio la psicologia dello yoga, dove affronto le modalità proprio per trasformare la coscienza, che secondo me, io credo di essere veramente rivoluzionario quando faccio quello. Poi faccio discorsi sociopolitici, economici, cioè sono un contorno, ma la chiave è dentro, qui. Cioè devo avere la garanzia io che un giorno al governo non devo rubare, devo dedicare la mia opera al bene comune. Questo è il vero punto. Questo è quello che si pensa, chiunque pensa prima di arrivarci. E quando ci arrivi? No, guarda, ti garantisco neanche prima di arrivarci. Sull'onestà della persona non si discute. Il problema è che oggi essere onesti è difficile. E questa è la difficoltà di essere onesti, anche la persona più onesta del mondo, oggi deve fare i conti però con le spese, le bollette, cose. Arrivi in un punto dove ti dici, no, tutto questo è cancellato, che ti puoi permettere tutto quello che vuoi. Assolutamente. Chi dice no? Io però ti dico la verità, non sono un fenomeno. Sono uno di quelli che sono uno di dire di no, lo dico subito, ma sono un spiegato, non voglio dire perché sono intelligente e gli altri sono stupidi. No, voglio dire, è un problema, però non da poco. Dicevo recentemente con questa riflessione con il mio benzinaio, cioè mi sembra una risposta del mio benzinaio, cioè il benzinaio vale del tempo, della politica, del centro benzinaio. E io appunto mi lamentavo di determinate condizioni, lui mi fa, ma dico, se ci andassimo anche noi a Roma, chissà cosa faremo. No, io no. Io no, perché sinceramente se avessi cercato un facile interesse, non starei facendo quello che faccio. E quello che faccio non porta nessun tipo di interesse, porta danno economico, critiche, sfruttamenti pubblici e quant'altro, quindi sinceramente non lo faccio altrimenti. Rimango molto attivo sul piano della coscienza, ripeto, io stasera non si può parlare di questo, ma la mia attività fondamentale è proprio rivolta a questo. Io ho attivi come il mio lavoro, l'associazione, abbiamo dei siti su internet, uno degli organi di salute per esempio, su quale scrivono volontariamente gratis 130 persone, va bene? No, io sono molto informato per quello che ho, perché io sono una persona cara che fa parte di Energia. Ma sono una bella ragionevole. Voglio permettere, non è un attacco a lei. No, ma ti sto spiegando. Mi sta rispondendo come schifo. No, ti sto spiegando come funziona, no? Però come funziona? Che però il 95% della mia attività è rivolta lì e condividendo con tante persone che già stanno facendo questo, cioè mettono a disposizione il loro tempo, la loro intelligenza, proprio la loro passione, cioè sono anche qua stasera, vedete che sono qua mica perché sono pagate a loro, cioè sono qua perché stanno da loro, loro dicono, no, perché questi sono per insegnare, voglio dire, e questa è una vita sana. Non dico perfetta, perché è vero, ognuno ci avrà i suoi difetti, no? Come si dice, però condividiamo una volontà di bene, che costruiremo insieme, no? Tentando, nessuno delle risposte in tasca, questi qua sono secoli che ci governano, hanno tutti gli strumenti possibili e immaginabili, noi dobbiamo inventarci. Noi siamo qua a riportare le prove, devi andare tu dietro l'aereo a prendere su le particelle. Sì, io normalmente piloto degli aerei, vado su, faccio le analisi, la roba normale. Sì, no. Se non sbaglio, in generale Fabio Mini si era premurato prima di una conferenza a Firenze, se non sbaglio, d'accordo con l'università, penso sia stata quella di Pesaro, appunto di fare questo premio in quota, e non gli è stato permesso appunto di fare questo premio in quota. Poi non so, perché effettivamente attorno a certe figure, però io volevo fare un'altra domanda. Sì. Sono d'accordo con te che le erogazioni siano la punta dell'iceberg, anche se secondo me le correlazioni che ci sono, diciamo che scopriamo un bel pezzo dell'iceberg. Come si è tramutata però la vostra presenza alla conferenza che c'è stata a Bruxelles? Perché io ho letto di una sorta di inchiesta che hanno tradotto in una maniera proprio orwelliana, che mi sa che è ben differente da quello che avevate richiesto. Ti dico dal punto di vista. Allora, forse non tutti sanno che c'è stata una conferenza in aprile, direi, a Bruxelles, organizzata, diciamo così, dal ex deputato Giulietto Chiesa, assieme ad un parlamentare, non so se lituano, estone, Tatiana Zanocca, se non mi ricordare, un'altra ex eurodeputata Josefina Fraim, spagnola,
è arrivato un invito per via traverse dall'Italia, diciamo così, come hanno gli artisti italiani, e sono andato a Stefano Pattera, il dottor Pattera, con il quale ha fatto molte conferenze insieme, io lavoro, tra l'altro, ha condotto solamente delle analisi, no, delle cose di cui avevamo parlato, perché doveva essere presentata questa mozione dal Parlamento Europeo, da questa associazione che si chiama Sky Arts, che appunto non si parla di scimmie, che è stato detto specificamente, ma di ingegneria, che è un po' vincolato, ormai diciamo nel senso comune si parla di scimmie, e quindi piace, ma c'è ingegneria che si passerà qua anche a scala della cosa, cioè ingegneria, quando ti spiegano che per il riscaldamento globale bisogna usare questa roba, la scimmie che erano delle luci, si tratta del nome, no? Sono andati là e fondamentalmente io non avevo grandi aspettative, anzi, diciamo che è un po' che mi muove questo mondo, un mondo complesso. Io stasera sono qua a parlare di cose, vabbè, molto condivido perché ho compiuto delle ricerche personali, sono anni che studio del fenomeno, vabbè. Ma secondo me ci sono molte persone e alcune associazioni che invece operano proprio per creare disinformazione, parlando di questo. Ora, non voglio esprimere giudizi, diciamo, molto pesanti sulla situazione, diciamo così, specifica di Bruxelles, ma non sono stato convinto fin dall'inizio, prima di partire, non ero convinto, e è stata una cosa. Sinceramente non vai a chiedere aiuto ai carnefici. Sinceramente, io sono andato perché un fondo di speranza, in me che sono anche un po' ingenuo, sinceramente, sai, ci ha visto mai, vuoi mai dire che ci sia qualcuno? No, io ho provato la certezza che chi riveste un carico se ne fotte e quando se ne interessa per confondere le acque. Siamo andati là, però ci siamo trovati davanti, cioè io una cosa che ho espresso prima di partecipare, ci sono superiori una piattaforma, no? Se vogliamo arrivare a un coordinamento europeo, dei comitati, vari gruppi. Che era quella idea. L'idea che avevo, che avevo era quella lì, insomma, no? Ci coordiniamo, facciamo dei database, no? Europei, per cui tutti i dati li facciamo anche fluire lì, ci possiamo avvantaggiare di sostegno reciproco. Stati là, poi ci sono stati alcuni interventi ufficiali, siamo andati a questa cena a questo ristorante africano, vicino al Parlamento europeo, quattro chiacchiere. Il giorno dopo c'è stato uno spagnolo, un giornalista spagnolo un po' incazzato, che ha espresso un po' il suo parere, e ringrazio di vederci. Giulietto Chiesa, facciamo guardare la foto tutti insieme, che i servizi segreti non fanno neanche fatica a schedarsi, ho capito che il vero motivo per cui eravamo lì era quello, e morale per favore, io ho avuto anche un percorso personale perché sono stato accusato di personalismo perché avrei fatto un comunicato stampa dove mi, appunto ti chiedevo quello prima, no? Dove mi freggiavo di essere relatore a questo corpo, ma cosa mai fatto? Io non ho mai pubblicato questa notizia. Non ho mai neanche pubblicato la notizia che andava da Bruxelles, ho pubblicato da Google. E sicuramente senza dire questa cosa, per cui ho avuto come dire l'impressione che forse ci sono mentale perché sono un po' scomodo da gestire. E ho avuto proprio l'impressione che di fatto io parlo degli altri ponti, io fisicamente non ho degli altri ponti, però non sono stato contattato e sta andando avanti questa cosa, che ha prodotto un documento risibile, secondo me. Di sicuro per parte dell'Associazione Internazionale sul Cambiamento Climatico. Non ce ne facciamo niente, non facciamo niente, per cui ritengo proprio che sia stata una ennesima operazione gestita dal potere per deviare il consenso. No? Quindi sono stati invitati quelli che sono attivisti a livello europeo, che si mettono qua che ci pensiamo noi e voi fate più niente, non è la mia. Un'opinione sulla cucina africana. La cucina africana, tra l'altro, non male, devo dire, è un tanto più peggio. È un tanto più peggio anche in Africa. Io mi ricordo l'ultima tua conferenza a Bologna, dove avevi proposto, insomma, quella di
occupare gli aeroporti, anche se mi rendo conto che effettivamente non credo che gli aeroporti civili siano quelli da cui partono gli aerei che effettivamente erorano. Io sono bravo, mi ricordo, in realtà ci vuole una fantasia. Insomma, le basi NATO abbiamo... 113, non lo ricordo. Sì, 113. Abbiamo due atomiche, chissà cosa avremo ancora. Ma voglio dire, il mio amico che è stato licenziato da Lega, ha offerto soldi per quello che ha risposto al telefono, magari. Quello che non gli dico, non gli voglio peggiorare la situazione, quindi quello che ha peggiorato di suo, però voglio dire, ha mostrato i piani di volo. Allora gli aerei partono da Ghedi, aeroporto militare di Bresciano. Ci sono le aerolinee che passano su Verona, quindi il traffico aereo su Verona è chiuso. Perché è chiuso? Ai piloti danno quel piano di volo su dei papiri di 50 fogli, per cui il pilota firma alla fine, non legge neanche, insomma, no? Ma se leggesse, a un certo punto scoprirete che lo spazio aereo su Verona è chiuso e che sono in corso operazioni aeree di Copernico. Su Verona, se non in guerra non c'è chi, capito? Ma capito? Perché lì partono gli aerei, in effetti queste sono operazioni belliche. Perché in realtà, lo dice il generale Mini, io non mi fido, però 25 anni alla NATO qualcosa l'ha imparato, dice lui, cioè la guerra militare è in atto. Quindi si sta combattendo una guerra silenziosa di quello mondiale con tutti i cambiamenti climatico, terremoti, tsunami. Tutta roba che negli ultimi anni è indotta militarmente. Questo l'ha detto il generale Mini, non sto dicendo io. Che tra l'altro io e Alex l'abbiamo sentito personalmente a una conferenza a Firenze, sì, lo scorso ottobre, mi pare. Sì. L'anno scorso, sì. Sì, sì, e appunto quello che si arriva è che praticamente lui non ammette che ci siano, che esistano le scie chimiche, ma che ad onor del vero anche lui ha i suoi dubbi, precisando appunto che c'è la possibilità di fare, di manipolare il clima, solamente che bisogna vedere se c'è la volontà di farlo, no? Guardate, sempre ormai... non si è mai scomposto più di tanto. Negavamo sempre in via confidenziale, però mi piace dire questa cosa qua senza citare la fonte, il nostro attivista vicino ad un certo angelo di malattito ha avuto modo di, come dire, stimolare il ministro della Repubblica Italiana, il suo partito, chiedendo il suo argomento. La risposta è stata: non è che non esistono queste cose qua, anche per me. Anche io mi sono dovuto fermare per il segreto di Italia. Di Pietro, lo stesso di Pietro. Quindi capite che, voglio dire, non è la qualità che dice... Ma non è che militare, no? Sì, se non è di mia competenza, interpellare... Se noi fossimo sotto un regime militare, e non tanto una democrazia... Un paio di persone in Italia sono state fatte sparire, tra l'altro, cioè non è che è proprio... Ma io volevo chiederti una cosa. Riguardo la famosa proposta di M42, appunto, che è esatto, sì, sì. Cioè, perché secondo me è interessante non tanto per quanto riguarda l'occupazione degli aeroporti, ma come? Perché lui voleva anche proporre una proprio a livello internazionale dei gruppi che si riuniscano e decidano una serie di iniziative che possono essere anche, ma anche scioperi fiscali, anche chi più ne ha più ne metta, però azioni congiunte, esatto, di fare rete, perché la gente dice cosa faccio, però se ci coordiniamo, cioè è quello che manca. Sì, guarda, ti dico la verità, io sono anni se c'è un proprio tempo di andare in questa direzione, ti racconto delle cose, poi testimonia, noi siamo stati i primi a promuovere il coordinamento nazionale dello scientismo.
è pietoso come definito, ma proprio non è partito, ma dovrei entrare nei dettagli personali di persone che ancora oggi sono molto famose in quest'ambito per comportamenti che hanno avuto, per far fallire, a mio avviso, volutamente qualcosa che evidentemente dà fastidio. Per cui capisci, io sono diventato molto circostante in quest'ambito. E quando abbiamo fatto la manifestazione a Milano l'anno scorso, aprile, c'è cioè, il 6 aprile, sì. In realtà dovevamo essere coordinati con la stessa manifestazione a Londra, avevo consultato, no? Nulla di fatto, ho capito dopo perché, no? In realtà noi al telefono cercavamo questo, a Londra se c'erano 20 persone che non riuscivano mica a poi. Invece a Milano c'era un bel po' di gente, insomma. Stava veramente la prima manifestazione seria, e ti dico la verità, sono venuto io da Bruxelles e ero in contatto con un attivista spagnolo, Gallego di Galizia, tra l'altro io ho studiato, ho speso, sono stato a Barcellona a fare una conferenza, sempre perché ho i guadagni facili, no? Abbiamo anche pubblicato ulteriormente, abbiamo tradotto in spagnolo la copia del discepolo, se la nostra spesa, perché lo abbiamo fatto. E siamo andati là e lui dovevo partecipare a un coordinamento nazionale spagnolo. È fallito anche lì, io ho preparato un video messaggio che è ancora su YouTube per gli attivisti spagnoli, con lo spagnolo e tutto, e fallito anche quello, in Spagna. Capite qual è il problema? Però il problema siete voi. Il problema è che a volte prevalgono i settarismi e settarismi, personalismi, per farsi un bagno di umiltà. Guarda, quando cominci a entrare nel dettaglio, e questo perché corre, l'altro perché crudo, perché l'altro tende sempre a fare il passo avanti che il passo indietro. E quindi io sono diventato molto soddisfatto e anche diciamo, nell'associarmi, io adesso ho scritto il programma della mia associazione. Per questo motivo, chi vuole fare qualcosa con noi deve condividere questo. A partire dall'iniquità, noi dobbiamo lavorare per la pace del mondo in pace, in modo non violento, questa è la base di partenza. E tutto deve essere fatto per il bene comune. Questo è il nostro punto di partenza. Questi sono 22 punti, se siamo d'accordo o se siamo nelle condizioni di confrontarci di tutto su questo, andiamo avanti a fare le cose insieme, altrimenti mi dispiace, io non mi associo più con nessuno, io non mi hanno invitato ad associazioni di iniziative di partito, anche se non c'è, no? Non ci vanno, da nessuno. Adesso Modena ci sarà Mauro Frigeri, no? Perché senza però c'è la possibilità di andare a comunicare. Sì, sì, sono tirati la tendenza del gruppo. Esatto. Vabbè, questo è anche questo. Scusa un attimo, io che. Secondo me invece questo è un punto di vista sbagliato, dopo sto zitta, perché io penso che una cosa importante in un momento di casino totale, come stiamo vivendo adesso, che ognuno sparla la sua e parla di qua e parla di là, e la politica è su e giù, a destra, a sinistra, se qualcuno non ne parla di queste benedette scie chimiche, come si fa a far sapere che il problema esiste? E allora a me non ne frega niente se a Modena c'è ad esempio un rappresentante del 5 Stelle che partecipa a questa manifestazione. Secondo me è giusto che se ne parli. Si è tirato fuori il Movimento 5 Stelle, ha lasciato Frigeri. Sì, da solo, ho saputo che sono delle polemiche, però ho seguito l'ultima. Mi chiedo scusa, ma purtroppo in questo periodo non sono molto in forma. Io ho sentito queste ultime cose che stavi dicendo, tu mi dissocio di qua e di là, a Modena non ci vado, ho capito così. Io penso che. Personale ci va. Ah, ok.
allora forse ho capito male Da quando l'iniziativa di Mauro è stata sconfessata dalle 5 Stelle, quindi è a titolo personale, noi, come riprendiamo sul pianeta, abbiamo rilanciato la notizia. Abbiamo sostenuto la manifestazione. Perché bisogna approfittare di ogni possibile... No, ma ti spiego, chiaro il tuo concetto. Io la penso così. Certo, fino a poco tempo fa ero abbastanza curioso anch'io, ero certo, per cui sono andato veramente a attaccare il Porsche. Tutti parlanti scientifica. Però ti spiego, l'esperienza mi ha insegnato che se anche vedi Mauro Frigeri sarà la più buona persona del mondo. Ecco, anche questi personalismi qua, lasciamoli da parte. No, aspetta, fammi finire il concetto. Sarà la più brava persona del mondo, in assoluto buona fede, quindi ci sta dando la vita, no? A questo lavoro, che voglio dire. Per quello so che fa l'idraulico, quindi c'è il suo lavoro, c'è il suo bene, in più è lì che posta continuamente su Facebook, no? Notizie, rilancia, eccetera. Quindi la persona sta facendo un mazzo così, tanto di rispetto assoluto. Questo è lui, come so che altri in altri partiti sicuramente possono avere questa professione, però sono per certo che i vertici dei partiti queste cose non passano e non potranno passare. Ma non andiamo a impegolarci attraverso i vertici dei partiti, noi qua non so, no, ad esempio queste serate non passano per i partiti. No, guarda, allora, come vedi però, cosa vuol dire? Vuol dire che in concreto, se Mauro Frigeri ha voluto fare l'iniziativa, la fa solo nome, non la fa. E vedrai che non c'è nessun altro partito che farà inserire questo tipo, per cui io non vado a cercare dei partiti, perché sono già che inizia e quello lì è successo in una volta. Tu parli con una persona e dici, ma non sapevo neanche, ti parli il giorno dopo, poi gli sei arrivato in cambiogramma da Roma e gli dici, guarda Ciccio, lascia perdere. Immagino. Capito? Perché è così. Cioè, siccome so che è così, lascia perdere, non mi vado neanche a cercare. Sono ancora più famoso adesso. Certo. Ma io sono comunque quel sabato lì sono là. E qui è un sabato prossimo. Una domanda semplice. Ma ti hanno minacciato spesso? A me? Non spesso. No? Qualche volta. Insultato del riso? A parte? Insultato del riso? Io dico persone un po' in alto. Ho avuto qualche episodio, diciamo, di carattere personale particolare e qualche, diciamo, indizio di controllo particolare. Vai dalla nostra parte. Però, vabbè, mi parlo poi di potere che ha sistema. Sì. Perché trovo molto particolare questa cosa dell'Italia e dell'amore. La cosa più bella che mi hanno detto a Catania, mi sembra, no? Stavano organizzando, quindi c'era la nostra associazione, stava facendo volantinaggio, un signore l'ha visto, diceva, ma si tromba allora! È stato un grande cliente, aveva capito il senso proprio dell'intenzione. Guarda, appunto, credo che già intendersi sul concetto di amore sia abbastanza difficile, no? Perché uno può avere un concetto etico, uno può avere un concetto morale, uno più religioso, un altro più emotivo e così via. E io mi baso su alcune cose che io trovo molto coincidenti ed è per questo che sono doppiamente scomunicato, proprio anche recentemente si è rinnovata questa scomunica. Io trovo subito in Italia le tradizioni più grandi del mondo. Partire dal cristianesimo, il comandamento unico che dà Gesù, ma non le posso tutto per stesso. In realtà è assolutamente scientifico. Io che ho studiato effettivamente della coscienza, so che finché tu creati qualcosa di distruttivo in te, continuerà a ricordarti che sei distruttiva. Ho scritto un libro, il primo, che scritto La sfida non esiste, con un titolo provocatorio, ovviamente, dove spiego che la casualità non esiste. Esiste quello che facciamo nella nostra vita. Allora, finché non avremo eliminato la nuova degli aspetti distruttivi,
non sarete in grado di amare e non ci tornerà molto amore. Questo è il punto. La distruzione del mondo ha questa caratteristica, cioè l'essere umano non ha ancora applicato il mondo antropico. Questa cosa però la trovo straordinariamente identica alle tradizioni orientali, in particolare mi sono occupato di yoga, concetto fondamentale di umanità, così come del giudismo, il rispetto assoluto per le forme di vita. Però oggi, settimana scorsa, il vescovo della conferenza episcopale dell'Emilia, l'unico documento, non sono ancora riuscito a leggere integralmente, voglio mettersi le mani solo, perché capirlo e lo trovarlo, condannano assolutamente tutte queste modalità. Cioè, siamo dei disgraziati satanisti, sempre. Ma loro sono stati delle no, ma anche loro, no, anche lo yoga. Per fare questa pratica, io faccio yoga da 40 anni, pratica di mondo, capisci? Devi pentirti, andare a correre subito in chiesa, ma questa roba che avrei su dei siti, parli di spiace, perché come dirò, se io riconosco, ti riconosco assolutamente e fondamentalmente degli insegnamenti di Gesù Cristo. Poi, come stavo per personalizzare la storia della Chiesa e non mi riconosco. Spero che come ha fatto con Galileo, fra 400 anni che verrà scusa, di come si stava comportando in questo momento, però. Detto questo, io trovo l'identità delle tradizioni più belle del mondo quando parlano di amore, di novità, di reciprocità, di rispetto per la vita. Io mi faccio quello. Per me amore è questo, amore vuol dire rispetto per ogni creatura, tolleranza per ogni forma di manifestazione di vita, perché non sono distruttiva, e diciamo così, condivisione della tensione verso un bene comune. Può sembrare generico, ma quanto è? Non lo è, perché questo ti deve impegnare tanto personalmente come tua responsabilità nell'applicare la tua vita a questa verità. Quindi tu, in primo luogo, devi dare testimonianza di questo. Questa è la garanzia grazie alla quale possiamo pensare di realizzare qualcosa di pacifico e armonioso nella vita. Io credo così. Poi se vuoi entriamo in dettaglio, cioè prendiamo un programma, diciamo i punti, parliamo molto per il sovraggio, piuttosto che scie chimiche, come possiamo l'economia, la produzione, il commercio, abbiamo delle idee su questa roba qua. Ma se il punto, il perno, attorno a cui è rotto tutto, non è l'amore, non è l'altro scontato, perché dei programmi utili nel mondo. Ma non c'è nessun problema politico che faccia il mondo. Non è un caso, assolutamente. Quindi a me guarda. Sicuramente non ho paura di essere ulteriormente deluso, ma non è questione di emotività o sentimentalismo rispetto per la vita. Se partissimo da qua, ma perché poi diventa, voglio dire, pragmatico? Stiamo discutendo dell'IVA, per esempio, no? In Italia abbiamo ancora il caso IVA, ma è discutibile? Se il punto fosse rispetto per la vita, dobbiamo discutere dell'IVA, se sì o no, tu bonifichi, metti in condizione la gente di vivere, non morire di carico, un'intera città, e poi riapri, se ne va. C'è un'altra cosa, forse perché la modalità è sbagliata, cioè basta con questa cosa per tenere il lavoro, perciò va a cazzo, le cose, cioè, è surreale. Avrei un'idea riguardo, però siccome ovviamente dobbiamo prevedere anche delle modalità di transizione, no? Per cui non puoi da oggi a domani dire idealmente di scegliere tutto. No, si costruiscono cose utili, basta cose inutili, che non ha più senso. Ma sono d'accordo, perché, capite, poi, non so, sempre per fare degli esempi, ci dobbiamo bucare la faccia di Marchionne, che viene a dire che rilanci l'economia, rilanci la firma, produrre il sud. Chi? Cioè, c'è anche andiamo a petrolio. Che siamo marci e in più anche su. Ma allora, Marchionne, ti piace stare in casa di una destra? Dai, fuori del marrone, dai, va via e cominciamo a impostare l'economia diversamente. Ecco, sarebbe possibile, quindi capite che abbiamo un piccolo problema. Il gioco dell'Europa, se no sarebbe vero giusto i SUV elettrici, come sta facendo la BMW. Avrei mille modi, ma guarda ma quello si arriva da tirare un sciuma e mi sciuma le parti di dietro. Guarda, torniamo lì. Se cominciassimo a ragionare invece sulla necessità, questo mondo cambierà per lavoro per forza. Perché avanti che si passa, per forza, sono cambiati.
chiamano, perché siamo ormai dei livelli in cui il pianeta non ci supporta più, no? E io capisco, siamo agli scorci, avete disgraziato. Per cui lo vediamo per amore, per forza. Per amore vuol dire rendersi conto che così non potrà, così siamo arrivati. Abbiamo fatto il possibile per distruggere. Dobbiamo cominciare a pensare a costruire. Veramente un futuro diverso. Aggiungo una cosa che lo amo perché la sento, io credo che ce la faremo, però scusate, solo un motivo, non per dare molta fiducia del mondo contemporaneo, però i bambini che stanno nascendo. I bambini che nascono, che si è parlato di bambini intercolori, eccetera, no? Sono super normali. La mia esperienza, dopo 40 anni di pratica di yoga, mi ha portato ad una sensibilità che definisco particolare, quindi una possibilità di vedere anche determinati aspetti, e vedo che la grande maggioranza dei bambini che stanno nascendo sono già molto elevati spiritualmente. Quindi fatevi insegnare dei bambini, non pensate di poter insegnare queste cose, questi sono già durati, non sono quelli che non, ma si stanno incarnando proprio a frotte. Sono bellissimi e io sono convinto che la natura non fa sprechi. Perché si stanno creando giù milioni di esseri di questo tipo, il mondo a breve sarà qualcosa d'altro. Mentre vivo sperando di evitare una morte in faccia, come recita il detto popolare, io mi ero da fare. È un aspetto che la natura fa sprechi da sola. Ci metto la mia responsabilità. Io mi assumo la responsabilità di quello che posso fare in questo mondo, per questo mondo. E secondo me le cose mi chiedono spesso a queste conferenze, sì, ma cosa possiamo fare, sei più potente. Io ho imparato, cosa hai fatto oggi per rendere questo mondo migliore? Perché poi è facile, perché se tutti parlare di governo, governo l'altro, tutti gli sempre gli altri. Capito? Cosa aspettiamo? La mano dal cielo? Sempre gli altri. Quindi possiamo vedere cosa possiamo fare ogni giorno perché il mondo sia migliore. E se non combattiamo noi per la vita della famiglia, queste persone parlamento. Sì. Ognuno è responsabile del proprio mondo, della propria vita, di quello che possiamo chiamare. Quindi dobbiamo cominciare ogni giorno a fare qualcosa per rendere il mondo migliore. Non c'è bisogno, ricordo, chiedo a giovane che devo partire per l'Africa, poveri che è già abbastanza guai, sempre che ci sono anche i miei, Quindi c'è molto da fare anche qua. E non c'è bisogno di pensare a chissà quali cose è importante. Ognuno di noi può migliorare ogni giorno la capacità di amare, nella capacità di condividere, nella possibilità di esprimere impegno nella vita. Credete in quello che facciamo, signori, generazioni passate hanno combattuto per quello che credevano, hanno dato la vita. Ecco, noi cosa vediamo? Che vi comando? Lei mi ha fatto vicepresidente. No, sono, seguo Massimo da quando siamo partiti sulle scie chimiche, dal 2009, no? E questa sera che vedo una sala piena di giovani, vi dico proprio dire bello, è la prima volta, sono molto contenta. Vi do alcune piccole idee di quello che proviamo a fare con una fatica gigantesca dal 2009 a oggi. Una petizione contro le scie chimiche, banchetti per strada. A cosa serve? Serve semplicemente a parlare alla gente, guardate che ci sono, quindi a richiamare la loro attenzione. Noi abbiamo presentato queste firme ai comuni, non ci hanno neanche risposto. Cioè, ma diciamo sì, che lo sappiamo. Si facciano le petizioni su internet. Ecco, no? Non su internet. Perché la firma virtuale. Certo, a contatto con la gente, scende parlando. Questo perché gira questo culto. Certo. Questo ha significato, noi abbiamo proprio scelto di parlare con le persone e questo ha un grosso significato, perché poi l'atteggiamento delle persone nei confronti del problema è completamente cambiato. I primi banchetti si arrabbiavano con noi, ma proprio abbiamo detto Dio qui la smettiamo perché ci menano, cioè se la prendevano. E poi è cambiato completamente, adesso le persone vorrebbero sapere e non sanno dove informarsi, non posso, non c'è nessuno. Scusa, posso chiederti una cosa, perché se la chiave? Perché la chiave è grossa,
su questo problema, tu fermi uno che già ha tutti i suoi casini personali nella testa. Cosa mi vai a dire? Guarda che ti avvelenano tutti. Noi avevamo un foglietto molto bello, ci avvelenano adesso, basta. E questi dicevano, ci sono una volta a Sassuolo una signora, ci è venuta dietro il pomeriggio, ci sono andata a vedere su internet, ci ho detto male, andateci voi. Cioè così, capito? Cioè, si arrabbiavano, ma cosa dite? Ma cosa... Un altro signore che passava in silenzio e poi tornato indietro, ma cosa dite? Sono gli aerei, ma adesso chiaro. Scenate di questo genere, ecco. Bene, cambiate, finite, ma finite non perché le persone sono state informate, finite perché le persone sono sempre più abbattute, sono disperate e adesso sono persino disponibili a capire che forse c'è davvero qualcosa, ma perché è cresciuta la disperazione. Quindi un lavoro di informazione proprio a tu per tu con le persone molto utile, una prova d'amore, un lavoro una piccola. Un risveglio delle coscienze. È il risveglio delle coscienze. Poi abbiamo provato questo discorso di coordinamento tra associazioni drammatico, perché dietro a internet, dietro a queste sigle, c'è pochissima gente, poi di fatto non c'è nessuno. Ci sono i servizi. Ci sono poi i servizi che si inseriscono con pochissimi, basta poco, forse studiano psicologia più di noi e distruggono gente, tutto. Poi, gente pagata per disinformare, dagli stessi servizi, dagli stessi governi. Capiamo, senza guardarsi in faccia, e bisogna proprio uscire da questo internet, da Facebook. Perché la figura del negazionista io la conosco solo tramite internet, perché degli schizzati negazionisti che mi dicono no, non è vero, ci sono sempre state per strada, per fortuna, non mi incontro. No, comunque, io uso. Mi dicono che non è vero. Per lo meno sì, si ferma lì. Anche gente della nostra città, No, stanno lì a negare, no, effettivamente. Guarda, parlavo recentemente con chi scusa la marca di Peterolo, tanto per dialogare, parlavo recentemente con il pilota della RAI, no? Per me sciamo direttamente loro, e sciamo anche in cabina, per cui non volo più RAI, ho fatto due voli, insomma. E lui era, come dire, si vedeva che era molto disponibile perché era una mia conferenza e al tempo stesso però era dubbioso perché c'era una stima sana, insomma 10.000 mesi, si sa che si può lavorare che io vedo 3.000, cioè, però capisci che proprio la figura, cioè anche istituzionale del ruolo che deve essere, lo manda in crisi non poco, perché veramente si tratta di crisi, si tratta del fatto che poi metti a rischio il mio amico che lavorava a Lena non ci lavora più. E che nessuna carriera, quindi capisci anche perché molti stanno zitti e parla. Si fa rifattivo. Poi per quello che riguarda invece il disinformatore, la lavoro in città, io ormai ho fatto la fila, ho visto un top. E basta, cosa basta? Basta che tu appunto stai lavorando a un coordinamento, arriva uno che comincia a parlare l'altro, la importanza di altre cose, ti sfinisce, disorienta la gente. Alla fine, finito il tempo, veniamo da tutte le parti d'Italia e non hai combinato niente. Oppure che in un altro contesto, sto citando fatti reali, faccio metà, però non faccio solo il lavoro. E capita magari che se lì sei al momento in cui devi presentare una mozione, magari in un consiglio regionale, e tu cominci a parlare in modo evidente ed imprevedibile di cose che ti squalificano. Di credibilità lo fai apposta per squalificare il lavoro a cui dici di voler partecipare, cosa che ho visto fare. E tu dici come? Rimani impassito eppure poi funziona. E la tecnica Scilipoti è più sputanato di così, direi che non esiste. E Scilipoti è l'ultimo che ha presentato un'interpretazione parlamentare sui 5.000. Quindi voglio dire che cosa mi aspetto? Aspetto che sapesse quello che diceva. Esatto. Conscio del ruolo a cui assolvo in quel momento, mi rappresento io per stare tranquillo per perdere di credibilità. Tanto quello che importa, come dice Razzi, fatto Razzi. Esatto. Chi è eletto in Parlamento comunque Razzi? Certo, ma ci importa.
non per niente. Che fa carriera. Così è. Quindi sono difficoltà, sono infinite. Se posso fare una curiosa, io ho visto un po' l'evoluzione, insomma, in questo, negli anni. Siamo passati da, io facevo conferenze sulle cose che mi interessavano 30 anni fa, quindi ho visto proprio l'evoluzione del pubblico italiano, no, da questo punto di vista, e la gente è finalmente molto cambiata, la gente è più informata, la gente anche nel campo spirituale c'è molto disorientamento, perché siccome l'evoluzione spirituale è quella che preoccupa di più chi ci governa, la gente che cresce nella condizione dell'amore, della pace, gente pericolosa, la gente deve pensare alle troie, insomma, alla droga, quello è tutta un'altra cosa, ma è caso così, la gente che si dedica a quello che serve, quello della vita, gente pericolosa. Credetemi che la maggior parte delle infiltrazioni dei servizi segreti è dentro soltanto. E ci sono manovre legate dalla cosiddetta ricerca spirituale che non avete neanche l'idea, che portano di finanziamenti di milioni di dollari. Casaleggio parla degli influencer, per esempio, no? Gli influencer sono quelli che acquistano credibilità subito e gli influencer i flussi di informazione. Sai, cioè, sono professionisti pagati, va bene? Fondamentalmente. Stanno cambiando le cose perché comunque, nonostante tutto, la coscienza umana non si arresta. Siamo forti, perché siamo già guardate, per caso mi capita di essere affaticati più del normale, mi capita di avere a volte la mente confusa, di non sapere leggere quando citate, di avere strani dolori articolari, di avere limitazione degli occhi senza spiegazione, di avere il naso che vola, signore. Che la roba che scrive siriana, con il mina, che è un tossico, quello con l'Alzheimer, si vede con l'Alzheimer da 40 anni. Sono i primi segni, la dislessia è diffusissima. Signore, che hanno un mina nel cervello, la SLA, gente a 30 anni con la SLA, malattie degenerative, guardate le statistiche su Torino, fino a 10 anni fa c'era un caso, adesso sono dei pubblicati. Ne abbiamo 600% addirittura di Alzheimer. Il 57,5%. Così funziona. Però non si arresta. Stiamo andando avanti, un po' gobbi, un po' piegati, riconosco che anch'io la mia mente non è per brillante come 10 anni fa, è pratico, va bene, però è una battaglia dura. Io ritengo fondamentalmente che questi che sono passivi dell'umanità, intimamente sono molto di cui. Per cui noi potremmo scalzarli da dove sono, se veramente ci alzassimo in piedi conquistando la nostra vita. Basta veramente unire il cuore, amore. Amore vuol dire che cominciamo da noi, vuol dire che cominciamo a condividere, invece di, no, perché lui ha detto una pensa diverso. Cioè ci gasano, ci stanno sterminando e stiamo a guardare che uno c'ha le montagne di un colore e uno dell'altro. Cioè, non è assurdo, questa è la vera difficoltà, quindi svegliamoci. Proviamo a volerci bene, a sopportarci, a mettere lì sopra il bene comune, non il nostro piccolo interesse individuale. Questo è il rischio. Va bene. Per dire, c'è stata una certa, mi chiamo Roma. Pensate cosa potete fare domani per il pericolo.